Dio, per cui useremo online anche le registrazioni come il volere di Corrado, e io personalmente vi invierò, perché ho a volte i riferimenti, quasi tutti, o tutti, credo, vi invierò i link appena disponibili. Non mi costa nulla inviarvi il link, ricordarvi di questo tipo di registrazione quando verrà messo online. Okay. E poco, dai, non vedete se prende la produzione. Ok, grazie per tutto, per il supporto nostro, per il supporto alle case di crisi, soprattutto alle piccole case di crisi che si impegnano per argomenti importanti come quello portato. Comunque per la mattina affronteremo anche una parte di domande a fine pomeriggio, forse anche più lungo rispetto a quello portato in mattinata. E buona continuazione con il corso di Corrado Malanga. Ripassiamo con un pochino più di velocità anche rispetto a quello che abbiamo fatto oggi. Era importante, secondo me, stabilire da dove si era partiti, perché le radici del DCT nascono da un certo percorso mentale fatto da me, ma è importante per chi le fa comprendere questo percorso, perché dopo alla fine si comprenderà, lo farete, se avete voglia, lo fate, con cosa che volete, perché sapete come lo facciamo. Allora, siamo rimasti a parlare della triade e soprattutto alla mente. La mente quindi è colore verde perché non ha l'asse verde. Analogo qui, anima ha l'asse dell'energia, ha l'asse dello spazio e non ha l'asse del tempo. La mente è quindi blu perché assorbe le informazioni nel contesto generale dall'energia, assorbe le informazioni dello spazio, ma rigetta, ributta fuori, non assorbe le informazioni del tempo. Ciò accade perché sostanzialmente la parte animica ha già tutte le informazioni del tempo che in un corpo solo vede totalmente, quindi non ha bisogno di assorbire nulla. Ma questo prevede che il nostro modello sia un modello spettroscopicamente identificato come uno spettro di emissione. Quindi tu emetti il blu perché assorbi il rosso e il verde. Analogamente la parte spirituale avrà lo stesso problema, però questa volta ce l'assorbe il tempo. Mi manca il rosso, quindi è rosso, perché assorbe il verde e il blu, e quindi ovviamente quello che tu vedi è il rosso. Voi tenete presente che un oggetto è colorato di un certo tipo di colore perché assorbe tutto tranne il colore che sta buttando fuori, è per quello che ti vedi quel colore lì. Lo dico perché forse non l'ho detto, ma vi stavo presentando. Questo è uno spettro di emissione che vedi le cose. La cosa blu è blu semplicemente perché assorbe tutto tranne il blu, e quindi vedi che è blu. Fondamentalmente questo. Qui c'è una cosa fondamentale: perché anima gialla e perché anima blu? Qui c'è tutto un discorso complicato. Allora, bene, ti invito di fare un punto della situazione. Allora, il punto della situazione noi lo dobbiamo trovare nel mito. E ovviamente nel mito noi ho preso semplicemente due carte dei tarocchi, perché nei tarocchi c'è il mito degli Otot. E i tarocchi non sono un recanto simbolico della massoneria, che non ha cultura. La cultura del capitalismo, la massoneria si impossessa della cultura e del mito, lo stravolge a proprio uso e consumo, ti fa credere che Cristo è morto dal sonno, invece pare che avete dei giorni, da qualche parte, e utilizza la simbologia archetipale per farti credere che l'universo è fatto di eletti, di elettori. Loro sono gli eletti, che ci sono autentici tra di loro, ovviamente, per cui la gnosi, cioè la conoscenza, è di pochi, gli altri non è che poverini, sì, ma sono scemi, quindi non devono capire. Sostanzialmente io, a me la massoneria mi sta sulle palle,
Si può pensare anche il contrario, solo che io ho un pensiero diverso, ho il pensiero che la gnosi, la consapevolezza, la coscienza deve essere, è di tutti, solo che qualcuno ti dice però ci arriverai mai. Ecco, quello lì non mi fa bene. Non è un concetto di democrazia, io sono uno che ha democrazia ci crede poco, Sono uno che crede che l'Italia è la democrazia democratica, l'America anche meno, e spostare la democrazia, ma che ti sposti? Cioè prima pensa ai carcerati, prima pensa alle persone che hai che attraversi la strada degli Stati Uniti d'America che ti mettono in galera semplicemente perché hai attraversato la strada e non ti chiedono neanche perché. Entri in un ospedale e devi mostrare la carta di credito, se no ti fanno morire. Cioè, quella è la mia democrazia. Ma in Italia noi abbiamo il mito degli americani, quindi cerchiamo di emulare loro. E sì, stiamo emulando, per fortuna male ancora, per fortuna gli italiani non sono ancora gratis, per fortuna ci stiamo stufando di vedere i filmati dei poliziotti, dei medici, dei preti e degli avvocati, che ci hanno anche un prodotto le palle, ma è tutto retaggio americano. Le trasmissioni belle le facciamo, ma le due di notte quando non le vede nessuno, perché il governo sa che te vedi una trasmissione intelligente, poi si preoccupa che poi te non lo leggerai più perché sei diventato intelligente. Insomma, sono tutte queste cose qui. Quindi lasciamo perdere questa cosa della massoneria. Però il simbolismo evocato da una cultura massonica un po' calcata è questa. Noi siamo fatti di un universo in cui l'universo è legato a una parte destra e una parte sinistra, una parte di fotoni e una parte di antifotoni, all'Iddio Shiva e a Vishnu, alle colonne che reggono l'universo, che sono le colonne di Ercole, che sono i due obelischi di Aksum. Uno sono tutti francesi e l'hanno la Concorde, dove ce l'hanno, e l'altro c'è ancora in Egitto. Mi sembra davanti al tempio di Aswan, sono le due colonne di Ercole, sono le due colonne che tengono il tempio di Salomone, e sono Jacquin e Boat, vedete questi due numeri qua, G e D, sono le due colonne del tempio di Salomone, che rappresentano l'universo, che rappresenta la parte femminile e la parte maschile, la destra e la sinistra, e come si vede, perché qui da alcuni, per due, ma guardate come è fatto questo simbolismo qui, no? Vedete che il sole giallo è di là, questo qui, questo qua, questo. Allora, da una parte solitamente c'è il giallo, che è il colore di Shiva, e dall'altra parte c'è, nelle varie rappresentazioni, il bianco, l'azzurro, il blu. E c'era un'altra cosa, vedete che questo è il segnale video sostanzialmente al centro, c'è il triangolo in alto, il triangolo in basso, che sono i maschili e femminile, la parte animica, la parte spirituale, c'è tutta una serie di simbolismi incredibili, ma soprattutto c'è questa divisione che rappresenta sostanzialmente l'universo. Questa cosa qui, che voi vedete qui nel mezzo, che è questa, guardate come è fatta, che si vede bene. Cosa c'ha in testa? Le tre pallette. Vedete? Una, due e tre. E queste tre pallette che cosa cavolo sono? Sono le tre pallette di anima, di mente e spirito, sono le nostre tre consapevolezze. Questa è un po' un quasi la papessa, è un po' la pistis sofia, la coscienza consapevole di sé, che sta nel mezzo e che governa praticamente l'universo. Nel simbolismo di questo tipo noi troviamo quello che è in realtà quello che noi vediamo nel tirare con la testa, quello che in realtà vedevamo nelle ipnosi, quando anima, mente e spirito si manifestavano, le tre palle del Joker. Se avete presente i giochi, no? Il giochi è un simbolo importantissimo. Perché? Il giochi, che è poi il simbolo della Trinacria in Italia, ha tre braccia. È una svastica con tre braccia e ne ha tre perché si riporta a diversi simbolismi che sono sia del nord Europa che del sud Europa, che sono gli stessi simbolismi.
Nel sud del Mediterraneo c'è il simbolo del fiore di loto con tre petali. Nel nord c'è questo triskel, che è la rappresentazione sempre dell'universo: anima, mente, spirito, maschio, femmina, androgeno, destra, sinistra, centro. Tutto è basato sul tre. L'anima gialla. Perché gialla? Quando noi cominciamo a fare i nostri vari esperimenti di colori mentali, vedevamo che la parte animica sostanzialmente aveva due tipi di colori: o era blu o era gialla. Nelle persone non interferite, nelle persone interferite vedevo che le cose sono diverse. E fumo colpiti subito dal fatto che il giallo era il contrario del blu, vettorialmente parlando. Quindi te non sai la fisica dei colori, non ti significa niente, ma se lo vedi giallo ci deve essere la ragione. E questa era collegata all'idea del mito, perché all'interno del mito, quando la coscienza si era divisa in due coscienze, ognuna delle due coscienze aveva cercato di capire chi era e soprattutto che cos'era la divisione. Quindi aveva creato ognuno il suo Dio. Se noi chiamiamo Dio perché lo vediamo dal basso, ma se noi siamo la coscienza e lo vediamo dall'alto, allora creiamo la dualità. Dualità che noi vediamo nel mito come Shiva e Vishnu, ma potremmo dargli altri due nomi. Shiva e Vishnu sono i capi degli dèi, gli dèi a cui tutti gli altri dèi scendono. Siamo andati dagli dèi e gli abbiamo detto: senti, visto che ti ho creato, a te Shiva e te Vishnu, sai cosa si fa? Per favore, mi dividi, perché io ho diviso, vi ho creato in due, ho creato la dualità, sono stata divisa. Per favore mi dividi così io capisco che cos'è la visione. È come se la coscienza, e lo fa, e lo facciamo noi ogni secondo, la coscienza inventa una cosa, inventa il coltello, dice con la parola coltello, e il coltello è, perché la parola è la creazione, nel mito si diceva così. La parola è liberazione e attraverso la liberazione i fotoni diventano materia. Coltello. E poi che è creato il coltello? E il coltello cos'è? Boh, sai cosa devo fare? Devo capire che cos'è il coltello, devo passare attraverso l'esperienza di quello che ho creato, cioè devo farmi tagliare dal coltello per capire che cos'è il coltello. Allora io che ho in qualche modo anche decisamente non inconsapevolmente, ma per caso creato la separazione, vado da Shiva e vado da Vishnu e dico: senti, per favore, mi separi. Io dico: separi, e non dico separi, non ci posso fare nulla. Mi separi. E io dico: idrolisi, no, idrolisi. E non ci posso fare nulla. Io dico: impurezze del water, non impurità del water. Le impurità sono dell'anima. Non so perché. L'italiano è una lingua seria. Lo so che noi, io dico agli studenti, no? Non mi parlate con il vostro linguaggio culturale che mette nell'infrarosso, che io dovrei capire quella cosa. Ma è io sono italiano, quindi quando dite per brutto c'è forte del cerro, io non capisco cosa mi vuoi dire, soprattutto se non lo dice agli esami. Ancora la no, perché gli antenoti sono fatti così. Dietro quindi la parola c'è un significato preciso e profondo che va compreso, capito, recuperato, è cultura questa qui. Anima gialla era perché si erano creati i due creatori avevano poi diviso la coscienza in tre parti ed era successo qualcosa di diverso nel mito da una parte e dall'altra. Vishnu aveva diviso la parte animica, e noi nel nostro modo di vedere l'universo, che abbiamo affidato ai colori la fisica dell'universo dentro di noi, che non sapremo neanche in quale modo descriverlo se non con i colori, perché i colori li vedono tutti, abbiamo visto un'anima, una mente, uno spirito verde, rosso e blu, con i colori dell'inizio dello spettro, la fine dello spettro e quello che c'è grosso modo nel mezzo. Dall'altra parte ci sarebbe stato il contrario, cioè il ciano, il giallo e il magenta, che sono gli anticolori dei colori che vediamo qua. Quindi tutto ciò che non è colore, ma che è anticolore, viene dall'altra parte dell'universo. Noi, come il fisico quantistico parla di antiquark e di pittura di giallo, dove il quark iniziale aveva il colore blu, faccio per dire, e lo fai consapevolmente, io ti dico, non lo fai consapevolmente, tu credi di aver scelto dei colori a cazzo, ma in realtà hai scelto quei colori che dentro di te credevi che dovessero essere scelti, perché sei te, inconsapevolmente, il creatore dell'universo.
Allora se mi compare un'anima gialla all'interno del mio TCT, deve avere un significato fisico. Il significato fisico è che la parte limite gialla veniva dall'altra parte. E soprattutto questo si identifica sia nel mito, c'è scritto questo, nel mito, cosa che sto chiaro dopo, perché io che ne sapevo della pistice sombra, cioè di questa coscienza consapevole che crea l'universo e racconta degli arconti, i falsi dei che un giorno volevano crescere. Cosa fa l'arconte? L'arconte chiede alla parte animica, che si chiama Eva, di entrare in un contenitore che è l'essere umano e gli dice: te devi entrare in questo contenitore perché io ti devo sfruttare. C'è scritto nel mito. Eva non vuole farsi sfruttare e brucia subito il contenitore. Allora l'arconte insiste e la fa entrare in un altro contenitore e Eva brucia il secondo contenitore. Noi ci troviamo di fronte ai fenomeni di autocombustione che abbiamo capito con l'utilizzo delle tecniche di ipnosi regressiva erano legate all'aspetto che la parte animica, per liberarsi dall'aliero, bruciava il contenitore. Ah, ecco. E questa è la ragione fondamentale dei fenomeni di autocombustione, che in autoipnosi vengono poi in ipnosi regressiva chiaramente in diversi casi. Abbiamo diversi casi di soggetti che avevano in famiglia fenomeni di autocombustione. Non mi sto a citare perché fanno parte della storia antica delle prose, non ce ne frega niente. Ah, porca puttana, Eva, l'autocombustione, c'era nel mito. E allora la Pistis scende, manda l'angelo, sul quale possiamo parlare, l'angelo il quale dice a Eva, guarda, ah no, in realtà l'angelo va dall'arconte, l'arconte che è l'uomo primo nel nostro contesto, e dice: guarda, te sei il falso Dio. Questo falso Dio te un giorno creerà in un contenitore in cui entrerà Eva e ti farà un mazzo tanto. Era esattamente quello che stava succedendo nelle nostre ipnosi. Eva entrava nel contenitore per fare esperienza della vita e della morte. Comprendeva che il falso Dio, l'uomo con la barba, che archetipicamente ti compare nei triade color test e che fa finta di essere uomo, bravo e che ti vuole tanto bene, che sta da una parte e solamente quando te dici no, veramente non ho bisogno di te, si incazza e te cominci a comprendere anche in quel contesto che nei triade color test i personaggi che ci sono hanno una consapevolezza loro, una coscienza loro, non sei te che piloti, e ci rimane anche stavolta in questo fatto. Eva entra nel contenitore e distrugge l'uomo, distrugge il passo di Dio. Zoe, chi è? Zoe è la seconda figlia della Pistis Sofia. La Pistis ha due figli, Eva e Zoe. Zoe viene dall'altra parte. È l'anima gialla. E perché l'anima gialla viene dall'altra parte? Perché noi ci troviamo di fronte a questo quadro sostanziale. Un quadro in cui abbiamo due tipi di parti animiche, una parte animica che si è sottoposta alla pressione sostanziale di un falso Dio che ti fa credere che lui è il tuo padrone, e dall'altra parte un'anima gialla che non ha voluto entrare in quel contesto, non ha voluto entrare dall'altra parte dell'universo, è scappata tra virgolette ed è rimasta in questo universo. Quindi in questo universo noi abbiamo due parti animiche, una parte gialla e una parte blu, che sostanzialmente la tua mente inconsapevole riconosce come colori. Che differenza c'è tra la parte animica gialla e blu? Il colore, ma il colore non è nulla in realtà, è un modo che il tuo cervello ha di identificare le due cose, cioè sai da che parte vieni, perché sono sempre due parti animiche, ma la parte blu ha fatto l'esperienza della sottomissione. La parte gialla ha rifiutato l'esperienza della sottomissione e quindi si trova in questo contesto a essere più in grado di liberarsi della mente. La parte blu è un po' più pogliona, la parte gialla è un po' più con tutte le difficoltà che avevamo, che si vedevano nell'ambito delle problematiche sulla terminologia aliena. Ecco, questo ci fa capire una cosa fondamentale: nell'universo di là non c'è una materia. Non c'è la materia proprio perché manca un pezzo, manca la parte animica che non ha creato tutto quello che doveva creare. Quindi la parte animica per fare l'esperienza è venuta di qua perché per fare l'esperienza deve avere un corpo,
devi entrare nel contenitore, perché sennò non fai l'esperienza della dualità che puoi fare solo in un contenitore, dove il nostro livello energetico, questo bisogna capirlo, è l'unico, l'ultimo livello energetico, quantizzato, ce ne sono sette, l'ultimo è il nostro, dove siamo veramente separati. I diversi livelli, questo ve lo dico perché poi quando vi troverete a chiacchierare con la vostra coscienza, diteglielo se è così o no, vedete che cosa vi risponde la vostra coscienza. O comunque sapete come sono andate le cose, quindi sapete gestire la cinematica del TCT in un modo migliore. La coscienza, creare i sette livelli, ha creato sette livelli di separazione. Il primo no, il secondo un pochino, il terzo un po' di più, il quarto un po' di più, il sesto un po' di più, quello del piano degli angeli che avevi sopra, e a un certo punto tu, si stacca tutto, la vera dualità è solo nel nostro livello. Qui noi abbiamo una dualità, un globo destro e un globo sinistro, qui esiste il sesso, il maschile e il femminile, qui esiste lo zero point energy, il vuoto e il pieno, qui esiste la dualità, sopra no, una forte polarizzazione che devo sottolineare è legata ad un aspetto maschile, perché magari dall'altra parte sarebbe stato legato a un aspetto femminile se la parte animica non si fosse, fosse rimasta di là. L'aspetto maschile è che non c'è ancora la separazione del sesto livello, ma l'angelo di piano sopra fondamentalmente è spirituale. Tutta la New Age parla di spiritualità. Non c'è un cane che dica animicità. Nei Vangeli apocrifi, il Vangelo di Tommaso, si parla con grande confusione della parte animica e della parte spirituale. Ruach e Nefesh sono due cose differenti dal mio onestissimo punto di vista, non voglio mettere tra le palle di Lino, però Ruach è la parte animica e Nefesh è la parte spirituale. Poi c'è un altro termine che indica l'anima mundi, cioè la parte animica di tutto. Ma sostanzialmente, in questi Vangeli ci sono delle frasi che ti fanno pensare. Quando Giuda va dal Signore e dice: Signore, cosa sarà dopo la nostra morte? Perché qui spariremo tutti. E il Signore gli dice: che ti frega? Te non sei mica figlio di Caino e Abele, te sei figlio di Seth, te sei immortale, te hai Ruach. Punto. Cioè, sono frasi che ti fanno pensare che il biblista di turno che non ha a disposizione la chiave di lettura che abbiamo noi, dice, cosa mi vuol dire? Che strano, qua e là, però ci sono delle cose interessanti. Nel mito, se noi lo sappiamo leggere, c'è scritto tutto, assolutamente. Lo dobbiamo sapere interpretare. Ecco che Anima Gialla, quindi, ha la caratteristica fondamentale di essere quell'anima che ha in parte un'esperienza diversa. È in grado di comprendere più rapidamente che non bisogna farsi mettere i piedi sulla testa da qualsiasi Dio che ti ha voluto separare. Qualsiasi falso Dio o arconte o chiamalo come stare che ha voluto fare di te qualcosa, poi magari c'è riuscito lo stesso il Dio, però la parte animica gialla è quella che tecnicamente sembra, almeno sembrava a livello dei prosi, quando facevano le prosi, più sveglia, più in grado velocemente di uscire dalla prima posizione, più propensa a rinnegare i falsi veri. Che cosa sono queste due figure? Queste due figure le abbiamo fatte al computer, le potevamo prendere da internet, ma siccome mi serviva una cosa particolare, le ho fatte con il computer. Ho preso la superficie e ci ho mandato sopra tre raggi, uno verde, uno blu e uno rosso. Qui. E questa è la situazione normale. Vedete, al centro c'è il bianco, che è la somma dei tre colori. Cosa succedeva nei DCT quando noi facevamo questi DCT che cominciavamo a riunire le sfere? Un blu, un rosso e un verde davano una sfera verde. Quando io univo, perché erano così, facevo unire un rosso, un verde e un giallo,
volevo vedere che cosa riesce a fare. Ecco perché ho fatto questo anche col computer. Viene fuori un giallo diverso, ma viene fuori un giallo. Questo è il colore che viene fuori dei decidi di queste persone. Cioè, nata volta, come dicono a Napoli, qui sta succedendo la stessa cosa, fisicamente, nel tuo cervello e nella fisica dei colori. Il tuo cervello stava ricopiando esattamente quello che era il modello cromodinamico. Cioè, sommando una sfera gialla a una sfera rossa e una sfera verde, veniva fuori esattamente quel colore che il computer tira fuori. Ma te che ne sapevi? Se fossi io, per esempio, non avevo mai fatto l'idea di cosa sarebbe venuto fuori, a occhio. L'ho dovuto fare, e così, confrontando questo colore con quello che veniva fuori nella mente dei soggetti, comprendevamo che, ancora una volta, il PCT crea delle regole all'interno del tuo cervello, utilizzando le stesse regole della fisica. È banale, se te, voi immaginate, per gioco, di vedere una pallina di gomma che arrivato che è cade sul pavimento. Allora, tutti quelli che fanno questo esperimento vedono la pallina che rimbalza, ma non solo, vedono la pallina che rimbalza, dice a caso, tutte le volte rimbalza le caffè, esattamente, mi mando fisicamente quello che succede veramente. Se lo faccio fare a un negro del Botswana, vede la stessa cosa, cioè la tua testa, dice Costi, che è un altro neurofisiologo, in qualche modo fa come il computer le stesse cose che fa il computer, pur non sapendo di essere un computer. Facciamo un altro esempio. Te immaginati un cubo rosso che gira, fai tutto, Windows, il Windows, rosso, un cubo rosso che gira, tutto, e te devo immaginare che gira. Allora poi ti immagini un cubo che ha queste facce quadrate con diverso, un giallo, un rosso, un verde, un blu, Windows, tutto che gira. Scopri che gira diversamente. Non ce ne fai a farlo girare con la stessa velocità di quello che ha tutte le facce colorate uguali. Lo sai perché? È perché il computer cervello fa più conti. Allora il tuo computer cervello, che ovviamente si sta comportando come un computer, cioè sta effettuando una realtà CAD, Computer Assisted Molecular Motion, CAD, Computer Assisted Design, sta utilizzando, ha bisogno di più dati per fare le stesse cose. Vedete, la vostra visione interna della realtà virtuale costruita segue esattamente le stesse regole della virtualità esterna. E Jung dice, non c'è nessuna differenza tra il mondo che tu hai creato fuori e il mondo che crei dentro. Non so se sono tutti veri o tutti falsi, ma hanno lo stesso grado di verità. Se sono tutti falsi, sono falsi uguali, se sono tutti veri, sono veri uguali. Ecco, questo dice Jung, ma lo dice anche Costi. E per fare questo, allora era importante capire come funzionavano questi vettori del capo, che sono i vettori del colore. Allora, i colori, come vedete, possono essere messi in diversi modi. Se noi vogliamo usare una visione, una visione delle coordinate cartesiane, alto, basso, destra, sinistra, avanti, dietro, ci viene un cubo. È un cubo in cui possiamo scrivere e dire che, per esempio, un lato è il nero, l'altro lato che viene davanti e che va dietro, secondo come le cose, sarebbe il bianco, poi abbiamo il blu, il rosso e il verde su questi assi, e sugli altri assi, a 60 gradi, abbiamo il ciano, il giallo e il magenta. Se voi fate il meteorale a questo grafico, scoprite che questo è esattamente la copia delle video schiacciata sul piano. La copia delle video schiacciata sul piano, cioè del magenta, verde, blu, giallo, rosso, ciano. Lo giri un pochettino così, lo schiacci e ti viene magenta, blu, ciano, subito, verde, giallo, rosso, uguale a quello lì. È incredibile come il nostro cervello ha creato un mondo virtuale, geometrico, di colori, utilizzando le stesse identiche posizioni dei colori base. Da solo lo fa. Qui c'è un paio di note.
fondamentali. Perché qualcuno mi dice, domanda classica, che questa è molto importante, ma non è vero che il verde sta al centro dello spettro? Al centro dello spettro c'è il giallo. Duro, è vero, c'è il giallo. C'è il giallo, non c'è il verde. Ma la porca puttana, è vero? Tutto sbagliato. Ma come? Ma come? Scusate. Qui si vede, c'è il verde, verde, rosso e blu, fanno il bianco. Questo vuol dire che se ci metto il giallo, non viene bianco. Quindi c'è qualcosa che non funziona. Invece, il vero colore che sta al centro dello spettro è il giallo. Questo grafico qua è il grafico del cosiddetto tristimus. È una cosa di una complicanza allucinante, perché in realtà è un grafico tridimensionale, che è tutto colorato qui nel mezzo, dove ci sono i colori visibili, percepiti dall'occhio umano. Nel Triad Color Test, il Triad Color Test non vede, non recepisce lo spazio e il tempo, come in realtà la fisica si dice che sono, li percepisce attraverso i suoi sensi. Ti potrei dire, il tuo cervello crede che il verde sia al centro, è per quello che lo metti al centro. E perché il tuo cervello mette al centro il verde credendo che sia così? Perché il tuo occhio non è una cosa elettronica, il tuo occhio è un occhio. C'è il bastoncello, ci sono le altre cose, poverini, fanno quello che possono fare, ma sostanzialmente lo specchio è un po' distrutto e quello che era il verde è un po' schiacciato da un'altra parte, il giallo è un po' schiacciato dall'altra parte, per cui il giallo e il verde sono vicini tra di loro, diciamo che il verde dà una volta al giallo, lo schiaccia e in qualche modo, vedi che questo non è una sfera perfetta, non è un tondo, è una cosa complicata. Quindi, così come i suoni, perché i suoni hanno lo stesso problema. Questo è come tu senti i suoni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quello che noi facciamo, cioè il Triad Sound Test, cioè lo stesso test con quelli che saranno i suoni al posto dei colori, per quelli che non sono visibili, bisogna vedere, verificare la percezione, perché tu vedrai e sentirai nella tua testa i suoni come credi che essi siano, non come sono in realtà da un punto di vista fisico e matematico. Qui i suoni sono su una base logaritmica, i colori sono su una base lineare, il colore è nel visivo, il suono è nel auditivo. Vi potreste chiedere perché il canale visivo è davanti e il canale auditivo è a 90 gradi, perché le orecchie noi ce le abbiamo piazzate qua. Se prendi un altro animale che le orecchie ce le ha piazzate in fronte, vedrai che il canale auditivo visivo e cinestetico ce l'ha orientato in uno spazio completamente diverso. Non c'è ombra di dubbio. Questo grafico qui, nella sua complicanza, ti fa capire una cosa fondamentale. Tu stai sentendo un suono. Io una certa potenza, così. Allora, questo suono a un certo punto te lo abbassi di intensità. Lo abbassi di intensità, non dice questo, è sempre ma lo senti meno, senti meno, senti meno, senti meno, a un certo punto non lo senti più. Da tutti i quali non lo senti più. Va bene? Un altro suono a un'altra frequenza lo cominci a sentire prima, anche se è basso, anche se è più basso di quell'altro, lo senti prima. Ecco, questo vuol dire questo grafico. Tenete presente, per esempio, quando andate in automobile che passa per la gente che ha questi automobili che sembrano dei coitus interruptus, che senti pum, 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 te senti solo pum, 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 te non senti tutta la musichetta, cioè penso niente perché sempre solo che però senti solamente pum, 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 perché anche se è più basso, anche se è più lontano, a seconda della frequenza, senti quel suono lì. È un problema di percezione. Nei CCT questo problema di percezione è quello che deve essere. È così. Quindi tu, nella tua stanza mentale, vedi l'universo attraverso i tuoi sensi, che ti fanno credere che l'universo sia fatto così. E ti fanno credere che il verde sta nel mezzo. Nel mezzo non ci sta il verde, ma ci sta il giallo. Guarda un po' qua, cosa c'è scritto qua.
Colori primari e colori secondari. Allora, questo è un colore primario, questo è un secondario, questo è un primario, questo è un secondario, questo è un primario e questo è un secondario. Quindi ci abbiamo sostanzialmente il magenta e il verde. Il magenta e il verde. No, il magenta è il giallo. Porca puttana. Ma non è la verde. C'è qualcosa che non torna. No? C'è qualcosa che non torna. Eppure lì c'è il blu e dall'altra parte c'è il giallo. Il giallo, vedi, questo è un video tecnicamente. Come mai c'è qualcosa che non torna? Vediamo qua. Il blu, dall'altra parte c'è l'arancio. L'arancio. Ma che c'entra l'arancio? Dice, l'arancio c'entra perché uno dei sette colori fondamentali è chakra, il sette chakra, pure l'arancio. Ma quale arancio? I colori fondamentali sono il magenta, il blu, il ciano, il verde, il giallo e il rosso. L'arancio non c'è. Guarda un po' qua. Confusione totale. Qui c'è qualcosa che non va. Dovrebbero essere il giallo, il blu e il rosso. E i colori contrapposti dovrebbero essere, no, qui ci dovrebbe essere il verde. Oh, questo è il problema, c'è qualcosa che non va, vedi qua sotto com'è. Qua sotto non è come quello lì, qua sotto è diverso. Allora c'è un problema. Il problema è questo. Il giallo sta esattamente al centro, tra il blu e il rosso. Ma la nostra percezione ha spostato il giallo, facendo credere che il giallo sia spostato, che il vero colore sia il verde. Il giallo così diventa in realtà il colore complementare. Complementare del blu. Questo è il blu. Qui c'è il blu. Qui c'è il rosso e qui c'è il verde. E il ciano, il giallo e il magenta, e il giallo e il verde, e dalla parte opposta è il blu. C'è poco da fare. Quindi, questa è la nostra percezione. E noi qui dobbiamo fare il DCT, non sulla realtà della fisica. Guarda come sono fatti i vettori. Allora, io ho la sfera della coscienza. La sfera della mia coscienza deve essere la somma del blu, del rosso e del verde. Quindi la somma nera deve essere nessun colore. Perché? Allora, qui c'è il magenta, il blu, il ciano, il verde, il giallo e il rosso. Allora, il rosso e il blu come due vettori danno come vettore finale il magenta. Perché non si veda una mazza, io devo aggiungerci il verde, che è l'antimagenta. Per questo il rosso, il blu e il verde non danno la mazza. A meno che tu non li veda tutti insieme, ma non sommati tra di loro. Allora vedrai il bianco. Mm-hmm. Ecco, il cervello sapeva esattamente tutto questo. Non c'era bisogno di aver fatto un corso di fisica dei colori. Questo, ovviamente, noi non lo sapevamo, ma era venuto fuori la sintasi. Il sintasi è quella stanza in cui si recita uno psicodramma in cui ci sono, vedi, simulazione mentale, psicodramma di Moreno, è la stessa cosa, ne abbiamo parlato anche un po' di volta. Self-induced method for blocking adduction definitivamente, a bloccare le adduzioni definitivamente. In realtà noi poi facciamo un'altra cosa, non blocchiamo le adduzioni definitivamente, noi facciamo acquisire la consapevolezza degli esseri umani, che poi per la loro adduzione se ne facciano più di volte, chi se ne frega. Questa è una cosa fondamentale. Arrivato? Come funziona il simbolo? Il simbolo è lo psicodramma. Ho detto, vi immaginate di essere in uno studio televisivo dove ci saranno tre stanze, tre poltrone, tre posti dove si siederanno i tre ospiti che tu, che sei il conduttore della televisione, chiamerai. Allora, buongiorno, ci rivolgi nella tua stanza mentale. Buongiorno, siamo qui nella stanza mentale e oggi faremo una trasmissione importante. Ti rivolgi alla tua telecamera mentale, che c'è davanti a te, va bene?
parleremo della nostra situazione. Per parlare della nostra situazione chiameremo tre ospiti: anima, mente e spirito. Anzi, mente, spirito ed anima. Mente entra dalla porta. E cosa entrerà? Che ne so, vediamo. Spirito e anima. E quelli si siedono. E quando si siedono, comincia il vero e proprio psicodramma. Io, che sono l'autore, questa cosa chiedo alla parte mentale di presentarsi, chiedo alla parte spirituale di presentarsi, chiedo alla parte animica di presentarsi, chiedo alla parte animica se conosce gli altri due, e chiedo, scusa, qual è la mia situazione mentale? Ci sono gli alieni? E la parte animica risponde, o non risponde, oppure si sente bussare alla porta, si apre la porta e entra un serpente qua a buttare. Succederà così. Cioè, in quell'istante, sì, e ti rendi conto che non è, cioè, non sapevi più che cosa stava succedendo nel tuo bicicletta. Oppure la parte animica. La parte animica non c'è. Entra la parte spirituale e la parte mentale. E te dici, ma è la parte animica. E lo spirito saltava in cielo, non è qui, non può venire. Come non può venire? La parte animica è vista di verde. No, la parte mentale se di verde, dice, come non può venire? Perché non può venire. Come non può venire? No, la tengono di là. Come la tengono di là? Allora io dicevo a questo soggetto, andiamo a vedere di là. Si apriva la porta, si andava tutti di là, si dice che rimane. Non arrivava, la parte mi chiede, ma c'è l'età chiusa? E non poteva venire. Perché no, non mi ci fa venire quello? Chi è? Un miserino con la luce. Ma è che con la luce? Facciamo vedere, ti chiamiamo tutti. E chiamavamo tutti. Mettere con la luce, il grigio, le porte, a fuori. E poi si interrogava il serpente, te cosa ci fai? Chi sei? Da dove vieni? Non te lo dico, cioè ti incattava subito. Cioè, la parte spirituale si avvicinava alla parte animica, questa è mia, me la tengo io. Cioè, facciamo così. Cioè, all'interno di una situazione completamente sotto il controllo dell'inconscio, tutte le cose che te non ti ricordavi della tua situazione venivano fuori. Per esempio, quello che veniva fuori era io ho dei problemi, come fare il Sinbad, magari c'ho dei problemi di addizione, qua là, su giù, cosa fare? Fallo da solo, fallo. Poi devo raccontare. Il soggetto non ha tolto, ma convinto che si sia tolto, perché ci sono anche quelli che hanno voglia di essere letti, e quindi, cioè, hanno voglia di essere anche un po' fustigati, hanno voglia di essere. Sì, perché c'è tra il frustato e il frustatore, c'è un rapporto fondamentale. L'aguzzino e colui che subisce la violenza, c'è un rapporto fondamentale. Chi subisce la violenza a volte ha talmente disperato bisogno che qualcuno si interessi di lui che si fa frustare, perché almeno lui mi considera, capito? Si frustra, però almeno mi picchia, ma io sono qualcosa per lui. Ecco, questo è un po' l'aspetto che riguardava quella sindrome di Stoccolma, sostanzialmente, che è un po' gli addotticiando, no? Non mi vuole bene nessuno, almeno la mia, sì, mi fa un culo così, ma almeno devi apprendere. Cioè, ti rendi conto che devi ristrutturare tutta l'immagine che ha nel cervello. E allora, se dici a questo soggetto, il PPP fa il e lui gli raccontava, ma poi mi è successo una cosa strana, ho fatto questo strano simpatico. Mi sono immaginato di essere in una hall di un albergo, dove mi hanno lasciato una stanza. Io sono entrato in questa stanza, ho chiamato l'anima, la mente, lo spirito, sono venuti queste tre persone, si sono seduti, hanno detto nulla, io ho detto scusate, ma sapete qualcosa della mia situazione? Non sapevo niente, cioè, no, quindi niente, se non male, non c'è nessun problema. E andato lì, non sapevamo cosa dirci, ma io stavo lì, aspettavo che succedesse qualcosa. A un certo punto si è aperta la porta, è entrato, uno dell'albergo ha detto, oh, avete finito qui. Interessante, te capisci che non c'è che ti stai facendo vedere proprio se che e lì la ricostruisce l'ambiente del clima della potentissima, oppure veniva fuori la parte animica, solo la tua parte animica, e te lo vedevi che lui faceva qualcosa che non andava, la tua parte animica non voleva rispondere alle domande, non voleva unirsi, non voleva far prestringere la mano alla parte spirituale, rimaneva sempre da una parte, e allora non si capiva bene, finché inventai il trucco dello specchio, che è potentissimo, è un archetipo bestiale, il trucco dello specchio non
nessuno riesce a resistere al trucco dello specchio. Prendi lo specchio e lo metti di fronte alla parte animica. Se la parte animica è quella che è, si sentirà brutale. Se la parte animica dice di essere quello che è, ma non è quello che è, e lo specchio verrà un'altra cosa. E gli succedevano che allora il soggetto diceva, vieni la parte animica, vieni, specchiati com'è, la parte animica non si vuole specchiare, no, 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 grazie, no, no, come no? Allora gli dico, guarda, muovi lo specchio e buttaci l'immagine su. Costringi la parte animica a specchiarsi, nel senso che la parte è finita, l'animica si specchiava, scoppiava lo specchio, questa parte animica scompariva. E allora tu eri costretto ad andare a cercare la tua vera parte animica, che era appunto un'altra parte. Mi ricordo il musicista c'aveva un problema d'attenzione che è uno dei 4, 5, 6 casi che non sono riuscito a risolvere, ma sono cazzi suoi, per chi ha voluto non risolvere questi problemi, che vedeva nella sua situazione un animo, un mente e uno spirito che erano tre alieni che suonavano. Uno suonava troppo forte, uno suonava troppo forte, suonava troppo forte, che pensa a come la potenza del Simbad era gigantesca, era incredibile, era potentissima, e che riuscivi a modulare, perché in quell'istante, mentre i pezzi si presentavano a te, gli altri pezzi, cioè la parte animica, prendeva atto della situazione. La parte animica vedeva che c'erano gli alieni, la parte animica diceva, ma questi chi sono? Come chi sono? Sono quelli che sono dentro la stanza, sono quelli che hai permesso di far venire. Allora si interrogava il serpente, scusa, a te cosa ci fai? Io sono qui perché mi ci hanno messo. Ma scusa, mi hai chiesto il permesso, noi non chiediamo il permesso a nessuno, ti risponde così il serpentone, comunque si incazza su. Ce lo volte, ma veramente io non lo so, io la parte animica ti guardavo, guarda, qui dice, ma chi è tu? Allora ti dovevi spiegare, faccio il conduttore, guarda che questo fa questo, 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 non ci credi? Guarda, perché te puoi farlo, guarda nel passato, nel futuro, nel presente, in quello che ti pare, analizza la situazione, guarda quando la prova è entrata, guarda che cosa fa, guarda che cosa succede se te non fai nulla. Alla parte amica è impazzita, no, 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 allora questa cosa qui no, 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 via. E lì iniziava il processo di acquisizione di consapevolezza, con quelli che potevano essere i risultati che ti aspettavi. Lo psicodramma di Moreno era questo qua. Sostanzialmente quello che si fa a tre personaggi qualsiasi in un ruolo di anima, di mente e di spirito. Ed erano questi coscienti. E facevano cose che te non avresti mai pensato che avrebbero fatto. Facevamo notare questa cosa perché c'è altra gente che diceva, ma io mi sono inventato tutto. Già. Allora come mai i personaggi non facevano quello che volevi dire? Quando ti chiedi alla parte animica, non andartene via, rimane seduta, e la parte animica dice, no, no, io qui con lui non ci sto, e se ne va. Se te sei il vero fautore di tutto, sei in grado di prendere la tua immagine, che è la parte animica, immaginaria, e ti costringerà a fare lì, perché sei te che la stai creando, invece non era così. Quello che succedeva è che la parte animica, cioè aveva una sua coscienza, faceva quello che gli pareva. Quindi, da lì si vedeva, avevamo cominciato a vedere come questi tre aspetti di noi stessi, una parte animica, una parte mentale, una parte spirituale, avevano esattamente tre tipi di caratteri, predeterminati, che sebbene fossero diversi da persone, però avevano un trend, cioè la parte spirituale era sempre la parte maschile, era sempre la parte donna, era sempre la parte che diceva sì, ti faccio il culo, io come è venuto questo, la parte animica era sempre quella femminile, quella sottomessa, quella che diceva ma sì, poveracci, insomma, questi lasciamoli stare, e la parte mentale era sostanzialmente quella che cercava di fare la trend beyond, e soprattutto interveniva molto poco, perché aspettava che questo guardava a destra e a sinistra, guardava cosa fanno questi due, questi non si parlano, diceva uno, questi non si parlano, ma bisogna che si parlino, ma che se non si parlano, non si parlano. Questo uno stava da una parte e uno stava dall'altra, cioè si siedono, si sedevano sulle sedie dello psicodramma, di schiena, così venivano recitati all'interno della tua testa situazioni veramente reali. Avevo poi capito. E cosa si scopriva? Si scopriva che la parte riga tendeva a di blu o di giallo, la parte mentale tendeva al verde,
e ovviamente quell'altra era rossa. Sostanzialmente i tre personaggi della favola di Pinocchio. La fatina, ma chi della parte vinta è blu, il grillo parlante è verde, è perché è la mente il grillo parlante del Pinocchio, no? E tu che cosa sei? Sei quel bambino che deve diventare, quel bambino che deve diventare vero, vivo, eterno. La favola di Pinocchio, pin occhio, pineale, occhio terzo, quello di Pinocchio, la favola di Pinocchio è la rappresentazione della, simbolicamente è il simbolismo della tua liberazione. Tu, da fantoccio, mosso da altri, che sono i personaggi della favola di Pinocchio, che sono gli alieni e gli alienati, mosso da altri, diventi un bambino libero, vero, vivo, in carne ed ossa. Questa è la trasformazione alchemica del piombo in oro. Questa è la trasformazione che l'uomo piscis, l'uomo che torna ad essere il creatore. Nella tradizione massonica, piscis vuol dire che tu torni ad essere il pesce, cioè quello che è il simbolismo di Krishna, quello che è Gesù è pesce. Ma Krishna, ahimè, è la nona manifestazione di Vishnu, quindi nel tentare di trasformarti in species, tu tecnicamente accetti di diventare uomo primo. No, è una fregatura. Tu non devi diventare niente, tu ti devi solo ricordare che sei già coscienza e hai creato l'uomo primo, species, dopo. Questo è l'aspetto fondamentale. Nasceva così la simulazione mentale flash. La simulazione mentale flash è stato un momento in cui noi abbiamo cercato di fare un trucco, perché a qualcuno, io mi rendevo conto di questo, non mi riusciva a fare il simbad, perché il simbad è pieno di simbolismi divini. Quindi l'affittivo genestesico non ci riusciva. Non ci riusciva. E io cominciai a creare qualcosa che fosse più cenestetico, meno visivo, il più possibile. Dovevi immaginarti di volare su una spiaggia, dove sotto c'era il mare, laggiù c'era la terra, in alto c'era l'aria, e poi c'era il sole, terra, aria, acqua, fuoco, erano queste le cose. Tu eri nell'universo virtuale creato dai quattro elementi. E a un certo punto, da grande, da fuori, da lontano, si vedeva lontano qualcosa, ti avvicinavi ed era in realtà uno specchio nel quale ti saresti avvicinato. E questo specchio era come una porta, perché innanzitutto ti guardavi allo specchio, guardando, così, ti vedevi così e ti guardavi allo specchio. E quando ti guardavi allo specchio dici, porca puttana, c'ho gli occhi verticali. Perché allo specchio te vedi. Quello che hai dentro di te, e lo specchio è potentissimo. E io gli dicevo, guarda che nello specchio, perché la tecnica funziona così, Alice nel paese delle meraviglie, Alice davanti allo specchio, passa dall'altra parte dello specchio e passa nel mondo in cui tutto è non regola, nel mondo dell'anima, nel mondo in cui non c'è il 2 più 2 che fa 4 della razionalità, in un mondo dove solo la parte animica può andare. In quel contesto ci vuole passerai attraverso lo specchio e di te tutto quello che passa di là è solamente la parte animica, o meglio, te vai a trovare di là la parte animica che sta di là, e il tuo, quello che c'è dentro, il tuo dietro, non ha i requisiti elettronici, sterici per poter passare di là, è un filtro, rimani fuori e passi di là, e di là con una porta si apriva un universo in cui te potevi vedere che c'era solo la tua parte animica di là. La tua parte animica veniva isolata con questo archetipo potentissimo. E te potevi parlare con la tua parte animica e dici, scusa, ora quando si torna di là come si fa? Perché guarda che ci sono quelli lì, li conosci quelli lì, chi sono quelli? E la parte animica aveva dei problemi, ma comprendeva che c'era qualcosa da risolvere. Il nostro tentativo era quello, allora, di trovare il sistema di separare le cose per fare in modo che le cose separate si riconoscessero. Se tu sei tutt'uno, come il corpo, la mente, l'anima, lo spirito e l'alieno, non vedi niente. Ti stacco, così dei pezzi con cui sei fatto. Poi ti
tutti riuniscono insieme, ma a questo punto la mappa del tuo territorio è cambiata. Lo facevo con gli studenti quando gli insegnavo l'organica 3 di laboratorio, no? Entravo in laboratorio e dicevo, ora vi spiego la reazione che dobbiamo fare oggi, spiegavo la reazione, vi facevo vedere l'apparecchiatura, vi facevo vedere i pezzi come venivano montati e poi non facevo come i miei colleghi, che vai sul banco e trovi già tutti i pezzi montati del tuo corredo. Cioè a un bancone laggiù in fondo dove c'era una marea di metreria che non c'entrava niente, e dicevo scendete i pezzi che vi servono. In quel contesto diventava difficile comprendere, anche se l'avevo detto 5 minuti prima, perché facevi l'esperienza del cercare i pezzi. Quindi montare l'apparecchiatura, smontare l'apparecchiatura, unire e staccare. Così facevo con i bambini delle scuole elementari. Il bambino delle scuole elementari non sa che cos'è il principio di reversibilità. Allora si esce un giorno nel campo e si va a cercare la terra. E nella terra cosa c'è? E ci sono i sassi, ci sono le mosche, ci sono le farfalle, ci sono gli insetti, ci sono le foglie, bellissimo. Facevamo un disegno della terra e poi facevamo un disegno di tutte le parti separate che avevamo separate in laboratorio. Come volete voi, con le mani, con le pizzette, con i tacci, con le cose, con quello che vi pare. E disegnavamo le varie cose, la terra, le foglie, gli insetti, tutto quello che c'era. Poi riunificavamo tutto e chiedevamo al bambino di ridisegnare la terra. Vi sareste aspettati che un disegno uguale al primo, vedete tre fasi, 1, 2, 3, di conseguenza uguale. Il bambino disegnava un'altra cosa, che era la cosa del numero uno, ma che siccome aveva una consapevolezza differente, la vedeva e la percepiva in un modo diverso, era banale. Ecco, così abbiamo fatto con questi trucchi. Abbiamo cercato di far vedere la parte lì che è attaccata, guarda, quello lì è il serpente, lo conosci, guarda puttana, non l'avevo mai visto. Ecco, è quello lì che ti sta, ah sì, ora lo riconosco. Ecco, in quel contesto, ora lo riconosco, acquisivi, facevi il processo di consapevolezza e questo ti portava là, nella vita. Ci stiamo avvicinando ai PCT. Sei della stanza del PCT. C'hai questo lap dance, questo palo, pensa in. E quando chiami anima, mente e spirito, scopri, se non sei vicino, che la parte animica ti entra sempre a sinistra, la parte mentale al centro e la parte spirituale a destra. Ma succede una cosa, che se rimangono lì, nessun problema. Ma se ti avvicinano, o tu ti avvicini a loro, a un certo punto succede qualcosa per cui la parte animica va di qua e la parte spirituale va di là. Cerchiamo di capire perché questa cosa accade e perché nei mancini accade il contrario. La parte animica mi compare a sinistra perché, potendo, è il mio occhio sinistro che la percepisce. E il mio occhio sinistro è collegato al lobo destro, cioè la parte dove la parte animica risiede. Ecco perché è così. Ma quando io non ho più la sensazione visiva, allora devo percepire la mia parte animica dove essa esattamente sta. Cioè, è praticamente una lente che ti permette di guardare, che ha un fuoco. Sapete quelle lenti di ingrandimento che a secondo che le distanti o le avvicini, poi a un certo punto rivoltano l'immagine? Ecco, succedeva questo. A un certo punto, quando la tua parte animica prendeva il suo posto, stava qua, sul lobo destro. Quando la tua parte spirituale prendeva il suo posto, stava al lobo sinistro. Ma quando tu le percepisci in entrata, le percepisci, perché è come percepisci le cose che si funzionano, come PCT, allora vedevi l'occhio sinistro che veniva dalla parte destra, e viceversa. Questo è il perché. È evidente che se te sei mancino, c'hai una problematica spaziale che è identica al destro, ma c'hai una tematica temporale rovesciata. In qualche modo, quindi, tu vedi la destra dove sta a sinistra, perché sei mancino, sostanzialmente hai il lobo destro a sinistra, se così si può dire, e quindi la tua percezione oculare è diversa, perché la tua parte animica sta di qua, e quindi la devi percepire con l'occhio destro. Ecco
perché c'era questo cambio. Vedete come chi governa è solamente una cosa, la geometria. Non c'è altro. Tutto l'universo è solo geometria. Non c'è la matematica, non c'è la fisica. C'è la geometria. Basta. E qua facciamo qualche discorso. Allora, il modello ideologico della percezione. Perché noi vediamo le cose così? Noi vediamo le cose così perché noi siamo sostanzialmente un Elidion. Elidion, lo dico per chi non ce l'avesse presente, è quell'istante, quel momento, quella cosa in cui si sta per creare l'universo virtuale. E si crea e crea, ovviamente, per non disturbare il problema della simmetria, da nulla crea due cose, che saranno un fotone e un antifotone. Il fotone e l'antifotone hanno un piano di simmetria. Ma devo aggiungere una nota in più. Il fotone e l'antifotone sono interconvertibili tra di loro a velocità alfine. Cioè, il fotone e l'antifotone fanno così, fotone, ma quando uno è fotone e l'altro è antifotone, e viceversa, perché sono interconvertibili. Qualsiasi cosa accade, ci deve essere sempre un piano di simmetria che deve rispettare. Il motivo dell'entanglement è questo. Ci pensate, la fisica non lo sa. Ma perché due vettori sono entangled tra di loro quando nascono da una stessa sorgente in uno stesso istante? Perché questi due fotoni, quando nascono da una stessa sorgente in uno stesso istante, per problemi di simmetria, uno nasce come fotone e uno nasce come antifotone, ma te li vedi come due fotoni, perché interconvertono tra di loro e te vedi due lucine, acceso spento, che sono a grande velocità acceso spento. Te vedi solamente quando sono accesi. Quindi vedi acceso, ti sembrano due fotoni, invece sono un fotone e un antifotone, in continuazione. Quindi la materia è fatta di fotoni e di antifotoni, che fanno quello che devono fare, ma per un problema che i fisici chiamano di elicità, il fotone reagisce con la materia, l'antifotone no, ci passa nel mezzo. Il fotone viene ribaltato da uno specchio, l'antifotone ci passa nel mezzo. Il fotone va indietro nello spazio, ribaltando sullo specchio, l'antifotone va dalla parte opposta dello specchio. Il fotone va avanti nel tempo, l'antifotone va indietro nel tempo. Il fotone ha energia positiva, l'antifotone ha energia negativa. Il problema qui che fa da piedi questa mattina. Allora, reazione con lo spazio, il tempo e l'energia. Il modello epiteronico, che è il modello su cui si basano i colori e le conoscenze, è un modello che noi possiamo applicare dappertutto, anche quando mi taglio le unghie. Perché? Perché, per esempio, la relazione con lo spazio, il tempo e l'energia è perfettamente descritta dal modello epiteronico, dove l'asse dell'energia è questo, l'asse dello spazio è avanti e indietro, e l'asse del tempo è quello, destra-sinistra. Ma non solo, perché esiste anche una relazione con il maschile, il neutro e il femminile, in quanto il maschile è legato all'aspetto spirituale ed è legato all'aspetto che lo spirito ha come sua caratteristica. Lo spirito non ha l'asse dello spazio. Non avendo l'asse dello spazio, si muove sull'asse dello spazio e in qualche modo è regolato dall'asse dello spazio. È la totalità dell'asse dello spazio. Prendi lo spirito, lo metti in ipnosi e gli chiedi dove abiti e lui ti dice dappertutto. Comperato c'è scritto nel libro. Lo spirito è dappertutto. Il maschile e il neutro e il femminile sono legati a un aspetto dinamico dell'uomo che si muove. La femmina si muove più nel tempo, mentre il maschio si muove più nello spazio. La femmina guarda le foto del matrimonio, il maschio se muove. Perché nel passato
e nel presente che la femmina esiste, e che il maschio esiste nel presente e nel futuro, sostanzialmente. Per cui maschio e femmina si incontrano nell'unico punto dove si devono incontrare, il presente. E qui c'è tutta una specie di programmazione neurolinguistica sulla quale non voglio, perché sarebbe bellino parlare, ma non è il nostro target. E la relazione con il sistema VH, cioè visivo, auditivo, cinestetico. Cosa si scopre? Si scopre sostanzialmente che il modello animico maschile è un modello, il modello maschile in generale è un modello visivo. Il maschio, come trend, è più visivo della femmina, la femmina è più auditiva. E poi ci sono soggetti che stanno un po' nel mezzo, che sono cinestetici. Il soggetto cinestetico è quello che è legato come asse principale di percezione dell'universo all'asse dell'energia. Sente il caldo e il freddo. Non percepisce tanto l'avanti e l'indietro, o il passato e il futuro. Tutto ciò che fa è legato specificamente nel muoversi a questo tipo di situazione. Se sei auditivo, visivo, cinestetico, avrai un triade color test in cui le tre sfere saranno loro, visivi, auditivi o cinestetici. Ti dirò una cosa, che nell'istante in cui tu hai compreso e unisci le tre sfere e le metti insieme, la parte auditiva, anima, la parte visiva, spirito e la parte cinestetica, mente, si uniscono insieme e tu, piano piano, da quell'istante cominci ad acquisire una auditività, una visibilità e una cinestesicità 33 e 33%. Quando ti svegli dal DCT e riapri gli occhi, ti guardi intorno, succedeva anche nelle ipnosi, e dici, questa stanza mi sembra diversa, la vedo meglio. Sento anche molto più lontano di prima. Cosa sta succedendo? Che l'acquisizione di consapevolezza prevede che la coscienza di anima, di mente e di spirito, cioè una coscienza prettamente auditiva, visiva, cinestetica, sia diventata una coscienza unica. Dove prima c'era un personaggio che comandava la mente, lo spirito o l'anima, e quindi è prevalentemente auditivo, visivo, cinestetico, è il secondo sei tutte e tre le cose. E quindi hai una mappa del territorio che ti segue quel trend. Sei più in grado di vedere le cose. Quindi il sistema visivo, visivo cinestetico era quello che in qualche modo ci serviva a capire nell'analisi della situazione che tu stai facendo un processo di abilità di consapevolezza. Lo vedi dal soggetto che si muove in un modo differente. La comprensione che ne viene fuori è allucinante. Quando te hai fatto bene il tiro di color test e hai unito le sfere, ti svegli, diciamo così, da questo momento, chiamiamolo di buddità, e tutto ti sembra diverso. Ti sembra tutto talmente diverso che ti sembra tutto uguale, che strano, che sarei aspettato che chissà cosa sarebbe successo, invece non è successo niente. Primi 10 secondi, ti alzi, esci fuori, e dici, ma che cazzo di modo è? Tanto anche prima. Però te ne rendi conto inconsapevolmente, non ti dico cosa succede quando guardi il giornale. No, non succede, ma cosa fanno? Cioè, e c'hai dei momenti di smarrimento, ma questo ne parliamo dopo, il post di CT, ne parliamo dopo. Allora, la relazione con il modello grafologico. Tu scrivi con un PCT, quando il tuo PCT è nella testa, il tuo video è nella testa. Quando tu pieghi la testa per scrivere, il canale che è questo diventa orizzontale. Il canale che è questo diventa verticale. In quel contesto, ecco che non se ne è accorto nessuno. Io credo di averlo detto, ma non se ne è accorto. I grafologi non capiscono questa cosa. Tutti quelli che sono i parametri fondamentali per l'approccio degli spazi di punta e grafologo vengono rovesciati 90 gradi, per cui la parte in alto e in basso è un problema legato all'asse dell'energia. Quindi tu sarai un
grande pensatore oppure sarai colui che fa qualcosa, a seconda che le parate saranno lunghe, corte, scriverai tanto in alto da fare questi giri pintarici, quello che si fa le seghe mentali, scrivendo tutto in alto, Piero, prima, grossa così, no? Sono parate delle persone che si credono di essere chissà che cosa, che poi non sono nessuno, sostanzialmente. Mentre l'aspetto della pigiatura sul foglio è l'aspetto dello spazio, è l'aspetto del maschile, è l'aspetto della forza, della potenza, dell'idea di dire non dico le bugie, quindi calco sul foglio perché ti vengo incontro, invece quello che dice le bugie, sto sempre dietro le quinte, tieni le mani dietro, sapete quelli che conosco. Non so se vi ricordate Pinocchio, no, forse, perché c'è anche il mani dietro così. Non te fate bene, no? Cammina e guarda, passo così. Ma se ti picco è così. Cioè, c'è un modus, un movimento, un qualcosa che ci fa capire nel movimento come tutta questa cosa qui è esattamente quello che succede nel Signore Colombo. Relazione con il modello grafologico, quindi era chiarissimo. Relazione con il modello astrologico. L'astrologia è una cazzata, sì, ovviamente è una cosa che ha un significato, va interpretato bene. Dove c'è fumo c'è sempre un colore rosso. Allora noi scopriamo che quello che è lo spazio evideonico, cioè lo spazio-tempo, l'asse dello spazio-tempo, possiamo porre qui quelli che sono gli oggetti dell'astrologia, cioè pianeti, per esempio, del nostro sistema solare. E vedi che se li poni nel modo simbolico corretto, te hai alcuni colori che sono stati assegnati ai pianeti, vestiti consapevolmente, che sono gli stessi colori del piano blu, giallo, rosso, verde, giallo, che sono i colori fondamentali di quattro segni, che poi sono il toro, l'acquario, e nel mezzo c'è tutto il sistema, per cui questi simboli planetari che sono stati posti qui sopra sono la rappresentazione sommariamente di una tipologia caratteriale che in realtà è simbolica, è archetipica, e allora tu capisci come l'interpretatore di questo simbolismo si è basato su interpretazioni antiche, di cultura cinese, eccetera, eccetera, ma che ti trovi senza sapere niente nelle video di 5 secondi, perché te vedi un pianeta che corrisponde al colore blu che deve acquisire la consapevolezza di sé. La consapevolezza di sé si acquisisce andando verso il centro. Quindi tu comprendi come sei una persona basata sul passato, che vuole tornare, cioè hai la capacità di trasformare il modello posizionale dei pianeti che corrisponde a un modello caratteriale simbolico e bello di te stesso. Sicuteri è un psicoanalista che ci ha studiato sopra su questa roba, e sostanzialmente che hai una interpretazione dinamica dell'oroscopo, del modello natale, di questa cosa qui. La relazione con il mito e la struttura dell'universo, cioè la struttura dell'universo è nato così, dal Dio che c'era prima, che aveva due occhi, sono nati due raggi, un raggio blu e un raggio rosso. Dal raggio rosso è nato l'uomo, dal raggio blu è nata la donna. Ah, guarda un po'. E pensavo che io credevo che quando nascevo una bambina e un maschietto mi mettevo a contare i colori, no? E già, che strano, come mai? E come mai? Sì, come mai il problema è già dal 700? Perché prima del 700 i colori erano giusti, quelli corretti, quelli di occhi di Shiva. Dopo, per problemi differenti, i colori sono stati cambiati. Ma il vero mito che dobbiamo andare a cercare nel passato ti fa capire come il maschile è rosso e il femminile è sempre blu. Sono cambiati per problemi commerciali, sostanzialmente per problemi commerciali. Almeno questi sono i dati che io ho trovato su internet solitamente.
cioè è un dato un po' vago, però sicuramente il colore e le cose da vendere, da comprare sono legate tra di loro, e in quel contesto evidentemente la necessità di chiamare la femmina rosa e il maschietto azzurro per problemi di necessità di mercato, come la necessità di andare al supermercato e di comprare il burro giallo, il burro bianco è bianco, il burro giallo è bene, certo, il burro giallo è bianco col colorato giallo, perché tutti i burro sono bianchi, tutti, e quindi si interferisce in questo modo come ci quindi poi la relazione con il modello della PNL. Il modello della PNL è il modello non solo VHK, cioè di io che c'è stesso, ma è come mi comporto, cioè i movimenti che faccio. Vengo verso di te, mi allontano te, sto quindi stringendo spazialmente una relazione con te. Ma quando io dico quando eravamo nel 1950, appunto, chissà cosa faremo in futuro, ecco che io mi muovo pensando inconsapevolmente di guardare nella direzione di Leone. Gli dei, i demoni, no? E si fa così, chi sa che il diavolo sta sotto terra e Dio sta in aria. È una modellistica migliore, la relazione con il modello della sessualità. Certo, la femmina è, come trend, ha un trend di audibilità, è auditiva, preferenzialmente auditiva. Il maschio è preferenzialmente visivo. Quando un maschio è un trend, non è detto che sia così per tutti, statisticamente è così. Quindi il femminile e il maschile, quando ragionano, ragionano sostanzialmente con due logiche, una spaziale e una temporale. Questo è il motivo per cui sostanzialmente non si incontrano. La femmina che dice sai caro, bisognerebbe cambiare le penne, e lui dice va bene, lo faccio subito. Risposta sbagliata. No, si incazza lei, perché lei ne vuole parlare. Prima se ne parla, poi anche se non lo fai non ha importanza, però se ne parla. Questa idea che la femmina pensa che sia condivisione in realtà è un fatto temporale, cioè parliamone nel tempo, la faccio oggi, lo faccio domani, però potremmo farla ieri, se l'avessimo fatta l'altro giorno, è una cosa temporale. Il maschio fallo, lo faccio subito, no risposta sbagliata, no? Guardami negli occhi quando ti parlo, uno è obiettivo, l'altro ti mostra l'orecchio e tu dici perché non mi guardi quando ti parlo, no? Funziona così. E qui ci sono delle incongruenze comportamentali di questo tipo che sono le stesse che te e tu, tra anima e spirito, quando si parlano tra di loro e ci uguale, uguale, perché il modello è quello lì. La sessualità non è scritta sulla carta, cioè io posso essere, cioè sulla mia carta di identità c'è scritto maschio, però se ne può discutere. Perché? Perché tu vedi che c'è una percentuale di maschile e di femminile in tutti noi, perché ognuno di noi ha un'anima e uno spirito, quindi sia il maschio ha una parte femminile che viceversa. E queste possono essere più o meno evidenti, soprattutto per una tendenza UHK, maschile, visivo, attivo, cinestesico, perché il cinestesico è sostanzialmente fermo, bloccato sull'energia, guarda l'energia del sistema, ma il maschile e il femminile hanno caratteri completamente differenti, come abbiamo visto. La relazione con il modello della sessualità, quindi l'abbiamo più o meno evidenziato, la relazione con il modello della fisica cromodinamica. La fisica cromodinamica è quella fisica che dice che gli oggetti subatomici, come il quark, i leptoni, gli adroni, il chi ti pare, hanno anche una componente colore. Una carica colore, loro la chiamano carica colore. Questa carica colore prevede di identificare gli oggetti con una simmetria colore. Te sei rosso, lui è blu, l'altro è verde. Oppure tu sei
arancino, l'altro è giallo e l'altro è magenta. Cosa succede quando noi andiamo a fare tutti i nostri discorsi? Succede che questa simmetria colore permette di mettere insieme una bella idea di come sono fatti i quarti, perché i quarti sono colore, sapore, up, down, ma soprattutto sono colori RGB. In questo contesto, alcune particelle sono colorate, altre particelle non sono colorate, cioè non hanno carica colore. Nella visione epidionica del sistema, dove i lettori, per esempio, gli elettroni, i neutrini, sono elettroni, i lettori sono fatti dell'unione di un fotone e di un antifotone, quindi hanno caratteristiche specifiche di simmetria. Un quark è fatto da un fotone, un antifotone e un fotone, e hanno caratteristiche di colore e di simmetria precisa, perché a seconda di come colleghi i fotoni tra di loro, gli antifotoni, rimangono liberi degli assi non bloccati dal collegamento e quindi tra di loro, perché avete visto come è fatto un elio? Un elio è fatto come un palo centrale con una croce nel mezzo. Bene. Allora, i fotoni si legano tra di loro con due colori, colore e anticolore, ovviamente, no? Quindi rimangono dritti questi pali che sono o l'asse energia, o l'asse dello spazio, o l'asse del tempo, e gli danno origine ai diversi modelli. La cosa interessante è che c'è una serie di particelle che si chiamano gluoni. I gluoni sono 8. La fisica quantistica fa un po' di difficoltà a dire sono 8. Sono 8, ma troverebbero 9, perché i colori sono 6, quindi se fai tutti i conti, tutte le combinazioni, ti viene 9. Però sono 8. Sono 8 si vede in 4 secondi con il modello videonico, perché 8 sono i rettangoli dell'universo. E quando ti unisci due gluoni, due fotoni insieme, in modo che si uniscano tre colori a tre colori, esistono solo 8 possibilità perché ciò accade. Ed è evidente come i gluoni cambiano di colore. Un gluone rosso, quando si stacca e si riunisce sotto, diventa blu, proprio come dice la cromodinamica. Però te lo spieghi a un bambino degli elementari in un secondo, con le pallette colorate. Invece, se ti vai su Wikipedia, devi fare 4 pagine di conti. Magari non è vero niente, però è carino il suo sistema, vedi che funziona anche con la fisica. Capisci che cos'è un neutrino, capisci perché il neutrino, gli scienziati ti dicono che ammazza, che non ammazza, capisci esattamente che Planck dice il neutrino ammazza, e Majorana, le particelle di Majorana, no, il neutrino non ammazza, e il neutrino e l'antineutrino sono la stessa cosa per Majorana. Guarda che il Majorana ci aveva quasi inseccato, perché sostanzialmente il neutrino di Majorana fa le stesse cose che fa il fotone. Fotone e antifotone per la fisica sono la stessa cosa. Neutrino e antineutrino per Majorana sono la stessa cosa. E che cosa hanno in comune il fotone e il neutrino secondo il modello ionico? L'asse dell'energia in giro. E l'asse dell'energia, grosso piccolo, e si ribalta. Neutrino antineutrino, neutrino antineutrino, fotone antifotone, fotone antifotone. Ed è per questo che il fotone non ammazza, perché tu vedi una cosa che si sta interscambiando con se stesso a grande velocità, massa antimassa, massa antimassa, massa antimassa, massa antimassa, e leggi zero. Così lo fai anche con il neutrino, solo che siccome ce ne sono due, la probabilità di beccare il neutrino in un momento in cui abbia una piccola massa è superiore a quella del fotone. E quindi il neutrino ti appare a volte con una piccola massa, a volte con una massa un pochino più piccola, a volte non si capisce come mai questo neutrino si trasforma in un'altra cosa. Il modello di teorico è tutto chiaro, è incredibile, ma è così. Il bioritmo, la relazione con il modello del bioritmo. Nel modello del bioritmo si vede chiaramente che ci sono tre frequenze, che sono le frequenze di anima e lenti di spirito, che noi abbiamo calcolato con dei lettori. Queste frequenze ci servivano tra un attimo per fare un po' un CCT di dati sommaticamente. E sono le stesse frequenze che noi abbiamo nel bioritmo. Frequenze di giorni sono identiche. E quando tu vai a vedere i grafici del bioritmo, cosa scopri? Scopri che c'è una linea blu, una linea verde e una linea rossa, che sono le tre componenti, anche lì, inconsapevolmente, chi ha fatto il bioritmo, che il bioritmo l'hanno fatto su base statistica, su migliaia di persone, non è una cagata, solo perché non lo sai spiegare la fisica.
che era una cagata. No, il biorritmo funziona, esiste, solo che la spiegazione non ce l'avevi fino a ieri, ma ora ce l'ha. Gli spazi, la relazione con il modello di spazi pubblici. Noi che cosa abbiamo fatto con il biciclo? Abbiamo creato uno spazio di pulsar in tre dimensioni. Pulsar è quel grafologo che fa tutto su un foglio, bidimensionale. Noi, nel film del color test, con le video, con l'asse che è l'energia dello spazio in avanti, abbiamo creato un modello di pulsar tridimensionale. Così come abbiamo risolto il problema del test translucent dei colori, perché essendo un modello tridimensionale, e avendo collocato i colori in max luce in uno spazio tridimensionale, sappiamo esattamente se sei vicino o se non lo sei, dare quelle che sono le indicazioni che Pulsar non avrebbe mai potuto sapere. Perché se Pulsar si trova ad analizzare un mancino, sbaglia la sua analisi, ovviamente. E poi, per esempio, esiste la struttura sostanzialmente dell'enneagramma, che ha una possibilità di essere reinterpretata in modo ideologico. Vedete che ci sono questi colori, che sono i colori di riferimento, il blu, il giallo, il giallo, il giallo, il verde, il magenta, la tipologia classica del diagramma di Burgess e la tipologia epidemiologica. Allora vedete sostanzialmente, per esempio, quello che viene identificato come il giudice, colore blu è quello lì, nel tempo passato. E ti dico, è un auditivo che guarda al passato, è un auditivo che guarda al passato, quindi è colui che ti giudica. Giudica quello che ti hai fatto. Sei nel passato, prendi un altro. L'osservatore, numero 5, l'osservatore. L'osservatore è che c'ha il colore che sostanzialmente è al centro del video, nel punto centrale degli assi, ed è visivo fermo nello spazio, perché stai al centro degli assi, non stai andando né avanti né dietro, sei visivo al centro dello spazio. Cosa ti dice il Google osservatore? Cioè, per farla brevissima, in altro modo, riusciamo a trovare una chiave di lettura molto semplice per tutte quelle cose, quelle stranezze, a cui per ora non si è data una chiave di lettura. Perché esiste solo una chiave di lettura, la geometria. Qui la chiave di misura geometrica è valida. Perché ti sto facendo questo discorso? Perché tutto quello che accadrà nel primo corpo ce le ripete, perché n.000 modelli seguono le stesse regole. Esatto. La croce degli spazi pulsar, a secondo che tu scriva in alto, in basso, a destra, a sinistra o pisci sul foglio, ecco che tu hai la stessa identica visione della quello che sarà la gestione dello spazio del creare conoscenza nella tua situazione mentale. Te lo faccio rivedere. Te, il tuo spazio è questo. Tu vivi in questa parte dell'universo. Sai esattamente che quando c'è qualcosa che non è blu, rosso o verde, c'è qualcosa che non funziona, perché tu devi avere un'anima blu o gialla, sempre la che viene dall'altro universo, uno spirito rosso oppure una mente verde. Se queste tre entità hanno un colore diverso, c'è qualcosa che non va. Questo è uno schema che avevo citato un po' la volta scorsa. La volta scorsa avevo citato questo schema. Guardate, noi siamo legati, ed è uno schema legato semplicemente alla società. Quindi è una rappresentazione del sociale. Noi siamo un po' tutto questo. Noi siamo un po' industriali, un po' economisti, un po' politici, un po' mafiosi, e in Italia soprattutto. Allora, quello che si capisce è che l'economia, facevo vedere la volta scorsa, l'economia comanda l'industria comanda la politica comanda la mafia, non è il contrario, e la mafia comanda l'economia. Capite bene come questa cosa accade. Perché? Perché siamo una nazione la cui economia è un'economia mafiosa. 260 miliardi di euro vale un anno di economia mafiosa, che sono molto più del nostro deficit di 2-3 anni. È evidente che la nostra economia è un'economia mafiosa, ma perché funziona così? Perché l'economia che ha la capacità di lavorare sul popolo
l'uomo è qui in fondo, nel verde, cioè nella realtà dei fatti. L'economia agisce sull'uomo lavorando con le armi dello stato sociale. L'industria lavora sull'uomo con l'idea della creazione dei bisogni. Se hai bisogno di un telefonino, te lo fabbrico io. No? La politica regola l'uomo con la cultura. Lo scrivo io il libro. I fascisti sono cattivi, i comunisti sono buoni. Perché politicamente che sempre la zona lì, perché quando te fossi in una zona diversa diventi un'altra cosa, quindi attraverso la cultura e la finta cultura che l'uomo viene in qualche modo ingannato. La mafia comanda l'uomo con il senso della paura, se non fai quello che ti dico io è un casino. Allora capite bene che per esempio un atteggiamento mafioso ce l'ha anche il politico, quando si dice se non ti comporti bene ci sta che poi dopo scoppia la guerra nucleare, cioè che te sei stato cattivo. Se te ti comporti male e ti rifiuti di seguire le regole della società, dopo scoppia la guerra civile te non hai più da mangiare. E ti dice te non hai più da mangiare, non ti dice noi non abbiamo più da mangiare. Fateci caso, perché non è una banalità. Ma perché non riesce a distruggere questo modello? Non riesce a distruggere questo modello perché se tagli da qualche parte, qui, come ho già detto, e non mi voglio dilungare su questa cosa qui, a Torino, non riesce a bloccare la fenomenologia, perché questa fenomenologia è legata alla massoneria, che attraverso quattro canali indipendenti tiene le mani dell'economia, della politica, dell'industria e della mafia. Questo è un modello ideologico, come vedete, dove si vede chiaramente come è fatta la nostra società. Ma perché è importante saperlo? Perché una volta che hai capito dov'è il male, tra virgolette, che non è male, ma insomma, perché male e bene non esistono, dov'è il punto fragile, quello da eliminare, lo elimini. Quindi è inutile che agisci sulla politica, perché comunque la massoneria come verrà la mafia, l'economia e l'industria. L'uomo subisce, che era sotto. Cosa devi fare? Quello lì sotto, poi lo devi eliminare. Ma lo elimini con la consapevolezza. Ecco, allora, va bene, lasciamo perdere questo gioco. Comprendiamo bene che cosa vogliono dire questi colori e questi assi. L'asse dello spirito è l'asse dello spazio, quindi la parte spirituale, nel CD, è la parte maschile, è la parte visiva, è la parte che incarna il giudiziere, colui che caccerà gli alieni a fuoco di fiamme. La parte animica ha in realtà la ragione di essere, di esistere, di sussistere femminile, vedete sulla nel tempo, perché è la parte temporale femminile che ha come trend questo asse. La femmina è auditiva, vedete che deve toccare tutto, sono apponibili tutti i modelli uno sull'altro. Così la parte mentale è la parte che riguarderà l'asse dell'energia. Quindi, ovviamente, lo spazio e il tempo sono legati a queste due situazioni, che sono lo spirito e la parte animica. Quando nel tuo TCT tu ti trovi una sfera qui, una sfera lì, una sfera là, una sopra l'altra, tutte e tre di dietro, devi tenere conto di questa cosa perché vedremo che poi lo possiamo fare. Ovviamente la parte mentale è questa. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la parte mentale ha l'asse dell'energia, cioè l'asse dove non c'è colore. Siccome noi siamo in basso, siamo nell'universo giù, nell'ottante in basso, ecco che si manifesta con il colore verde, perché se fossimo con l'universo in alto si manifesterebbe con il colore magenta. Il colore magenta è legato a quello che sta nella piano di sopra, all'angelo del piano di sopra. Se te hai la mente magenta, brutto segno, perché c'è l'angelo che ti rompe le palle. Vedi come i colori in qualche modo possono essere interpretabili facilmente e te non ti puoi sbagliare perché l'industria, la politica, l'economia, il modo di scrivere, il modo di muoverti, il modo di ragionare, il modo di respirare, tutto dipende dalle video, il modo di costruire gli elettroni, tutto dipende dalle video. E allora perché questa cosa no? Anche questa, sì.
Quindi siamo noi al piano di sotto che andiamo a trovare l'angelo del piano di sopra. L'angelo del piano di sopra non ci viene a trovare a noi. L'angelo del piano di sopra, l'addotto, o anche il non addotto, ma colui che fa un processo di acquisizione di consapevolezza, lo trova solamente quando è arrivata la consapevolezza giusta. Prima non lo vede l'angelo del piano di sopra, prima vedi la mia che c'erano i coglioni. Poi pian piano il serpentone, il piccoletto, il della cinque dita, l'Horus, e a un certo punto questi li hai demoliti, li hai distrutti, sono stati le rappresentazioni di qualche cosa che ti vuole capire, l'hai capiti, via, non ci sono più, c'è l'angelo del piano di sopra. E qua ti dice, sei stato bravo, sei uno di noi, tornerai con noi, e mi dire, ma non perché, però, qual è il problema? Se vedi l'angelo del piano di sopra, te ne sei andato da lì, non è lui che viene da te, perché lui non c'ha, non ci viene, c'ha paura. Non ci viene. E nel DCT si vede. Nel DCT c'hai le tue sfere che si riuniscono e a un certo punto, a seconda della situazione in cui sei, compare il mondo con le luci dietro che ti guarda e ti sorride. No? Ecco, quello è l'istante in cui tu stai comprendendo che hai fatto la tua integrazione. Nell'istante in cui fai l'integrazione è evidente che hai a che fare con quelli del piano di sopra, i quali cercano di recuperarti, perché loro vivono della tua esperienza, non vogliono perderti. Se il ciclo finisce, se tu non torni più su, se loro non ti possono più manipolare, non possono più attingere all'esperienza che tu hai finora fatto per loro, non lavori più per loro, lavori per te. Quando io dico non c'è più nessun partito politico da votare, ma ognuno vota per se stesso, è la stessa cosa. Tutto quello che succede nel loro testo, tutto quello che succede con gli allenati, tutto quello che succede con gli altri, succede nella vita reale. Non c'è differenza tra quello che succede dentro e fuori. Cerchiamo di capire qui un altro problema, che è sempre molto difficile da capire perché la fisica quantistica è una cosa che concettualmente ci crea dei problemi tremendi. Quando noi diciamo che il tempo non esiste, ma come io mi ricordo? Come faccio a dire poi nel mio DCT alla parte animica, senti, ricordati quando te sei unita con le altre due sfere. Ricordati quando te sei unita, non ricordati quando tu eri unita. Vedete come è sottile la parola latina. Il tempo non esiste, non devi dire eri. Ricordati quando tu sei. A volte sono cose importanti. Allora, noi siamo qui e ci stiamo facendo un film, il film della nostra vita, dove c'è un passato numero uno e un futuro numero uno. Fra 10 secondi io sono qui, mi faccio un secondo film dove c'è un passato numero due e un futuro numero due. Quando faccio dopo 10 secondi il terzo film, ci sarà un passato numero 3 e un futuro numero 3. Il passato numero 3 non è uguale al passato numero 1, perché il passato non esiste, esiste solo il presente, o meglio, esiste il passato che corrisponde a questo presente. In questo presente io mi ricordo quando ho messo i dita nella pitichi, le dita nella corrente e ho preso la corsa. Vado dal piede di vista, mi riprogrammo, e in quell'istante io non ho più paura di quell'evento, e quell'evento quindi l'ho vissuto in un modo completamente diverso, e quell'evento non fa parte più dei miei ricordi, perché i miei ricordi non ci sono, non me lo ricordo più questo evento, ma non me lo ricordo più, non perché non me lo ricordo più, non me lo ricordo più perché l'ho riprogrammato, cioè in un momento presente, differente da quello di prima, io ho deciso che il mio futuro non ci, o il mio passato non sono più quelli di 10 minuti fa. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io prendo la mia coscienza e gli dico fammi vedere il numero all'otto che usciranno domani mattina, la mia coscienza me li fa vedere, ma non mi assicura che saranno quelli, perché fra 10 minuti potrebbero essere cambiati. Ma non perché la tua coscienza ha sbagliato da numeri, ma perché gli eventi del presente hanno modificato gli eventi del futuro. Perché ogni istante presente modifica l'istante del futuro. In questo contesto l'universo è un universo circolare, dove il tempo e lo spazio sono sostanzialmente circolari, la velocità è circolare, due figure coerenti,
è un numero che poi entra chiaramente in tutte quelle che sono le manifestazioni delle vite, tutte. A proposito del tempo circolare, la fisica quantistica moderna prevede che il tempo sia circolare, non più lineare. Quindi è evidente che questo cerchio è isocrono, cioè tutti i punti di questo cerchio hanno lo stesso tempo. Ora, dopo. E così fai vedere anche un po' come si, tra virgolette, dilata l'universo. Ma non si dilata niente, solo che non so come farlo vedere in un altro modo. E questo ha a che fare anche con l'aspetto maschile e femminile, perché lo psicologo usa un termine interessante, che però ha a che fare con questa roba qui. Lo psicologo dice che la donna ha una visione del tempo circolare, ha un ragionamento circolare, mentre l'uomo ha un ragionamento lineare. Cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che mentre l'uomo è piazzato sul lato dello spazio e quindi non ha una componente temporale, ma ha una componente spaziale, vuole andare al centro, cioè acquisire la consapevolezza di sé. Al centro c'è la risoluzione, al centro c'è il tuo centro del labirinto, tu sei in qualche posto, nello spazio-tempo, nelle video, e cerchi nell'acquisire consapevolezza di te di arrivare al centro, dove avrai la consapevolezza totale di te. È un po' come andare al centro del labirinto. In quel contesto l'uomo percorre l'asse dello spazio. C'è da fare questo, e l'uomo fa questo. Alla donna c'è da fare questo, vediamo come si fa. Si gira intorno e raggiunge, e viene identificato questo tipo di ragionamento come il ragionamento circolare. Vedete perché? Perché il tempo è circolare, e essendo questo, quando la donna ragiona a livello di tempo, di temporalità, del come risolvere, del quando risolvere il problema, non tanto del come risolverlo, fa un discorso circolare. E il maschio dice, ma che fa? Prende tempo? In qualche modo prende tempo, perché la sua mente è legata alle video e la sua funzionalità cerebrale è legata a una funzionalità cerebrale differente tra le maschi. E qui si vede. Quindi, quello che succede è che c'è un ieri, un'ora e poi c'è un dopo, no? O anche un prima. C'è una serie di eventi, questa linea del tempo, che è questa linea del tempo, che è quell'altra linea del tempo, ce n'è una sola sempre, che cambia in continuazione. È una linea del tempo, non è che ce ne sono tante, questa, poi questa, no, ce n'è una sola che cambia, e nel cambia, sia il passato che il futuro, contemporaneamente. È un po' il discorso che si faceva anche stamattina di Fantasie, quando sostanzialmente la termodinamica moderna diceva il passato e il futuro contengono l'azione, la reazione è nel presente. Io sto facendo una cosa ora perché nel futuro ho fatto nel futuro un'altra cosa che mi permettono di fare nel presente questa cosa. Sostanzialmente io tanti anni fa avevo 15 anni e ho comprato un libro di ipnosi, di autoipnosi. Avevo 15 anni, l'ho comprato, si chiamava l'autore Lawrence Sparks, era uno psichiatra californiano, e io ho detto non so perché ma questo mi servirà. Ecco, io in realtà in quell'istante so esattamente che nel futuro mi occuperò di questo. E quindi quello che è successo nel futuro ha condizionato il mio presente di allora. Funziona in questo modo. E quindi io ho ieri, vedete, ora sono qui, ma ieri ero qua. Questo punto qui di ieri, che era il presente di ieri, è diventato il passato di oggi, perché il presente è questo. Più vado avanti, il presente cambia e il passato si sposta in questo modo qua. In questo contesto, quello che accade è che il passato può modificarsi. Perché in questo contesto questo e quello, cioè le pallette di questo colore qui, sembrano sempre le stesse. Invece non è così. Quelle pallette sono dinamiche. A seconda del presente attuale, il passato di ieri non è più il passato di oggi. Esempio. Il ricordo è un esempio del passato dinamico.
come mai non mi ricordo più della ragazza, del primo amoretto che avevo 10 anni fa, 15 anni fa? Non riesco, io sono stanca, mi ricordo com'è vestita, ma la faccia non me la ricordo. Perché? Te non hai perso il ricordo di quella cosa, te hai cambiato il tuo presente in modo tale che tu non debba più interagire con quella persona e quindi sostanzialmente ne hai perso la identificazione. Non si perde il ricordo. Le ipnosi riflessive parlano chiaro, te fai ricordare una targa di automobile che ha visto una persona 45 anni fa. La fai ricordare perfettamente. Perché? Perché se il ricordo fosse veramente come è, allora tu dovresti andare che la potenza cerca il ricordo. Sì. Invece te lo vai a vedere perché è nel presente quel ricordo, perché è co-presente con il presente, se no non te lo ricordi più. Ma nel frattempo, se gli eventi sono modificati, sono successe delle cose per cui il tuo passato non è più quello di prima, tu quel passato non ce lo hai più, e non ce l'hai più perché non ce lo hai mai avuto. Voglio fare un esempio ancora più corretto, ancora più concreto. Te sei malato, fai il tuo triere con la testa e ti guarisci con la tua coscienza. Te sei un aggiunto, sei legato ad anima, mente e spirito che sono divisi, ti unisci, la coscienza si unisce e sei unificato. Nell'istante in cui sei unificato non sei mai stato diviso. E nell'istante in cui ti unifichi, ecco che scompaiono dentro di te tutti quei cazzi di microchip che ti hanno messo. Perché non sono mai stati lì. Perché? Siccome l'universo ha solo il presente, prima eri unito, poi ti hanno separato, poi torni ad essere unito, vuol dire che non sei mai stato separato. Nell'istante in cui ti unisci, che è l'unico momento che esiste, se sei unito vuol dire che non sei mai stato separato. Non c'è più il passato di prima, ora c'è il passato di ora, e domani ci sarà il passato che corrisponde a domani. Ecco, capisco che è una cosa complicata, ma ora entriamo nel merito. Dico. Professore, una cosa sola, ma se è come dice lei, però io non dovrei automaticamente ricordare quello che ho fatto in quel momento, perché se ho cambiato il passato, esattamente, quindi non l'ho mai fatto allora. Esattamente, uno non se lo ricorda più, o se lo ricorda in modo diverso. Facciamo un esempio, se guardi le fotografie di 25 anni fa, guardi queste fotografie e a seconda del periodo in cui le guardi ti sembrano diverse. Inconsapevolmente, perché c'è una cosa che non torna. Sono diverse, sono queste fotografie lì, cioè sono immagini che te hai preso da un passato che non era più quello e l'hai portato nel presente, quindi non corrisponde quella fotografia al tuo passato di ora. Cazzo, la mia ragazza me la ricordavo diversa, è giusto, perché il tuo ricordo di ora e di allora non corrispondono, sono diverse. È incredibile questa cosa qui. Quindi, quando tu ti sei guarito, non sei mai stato malato. Quello che succede è che ti stai portando però il corpo e le cicatrici. Ma questo è un fenomeno della realtà virtuale. L'alieno ti ha preso e ti ha stampato una bella cicatrice sulla figlia. Nell'istante in cui tu unisci le tue sfere e l'alieno non c'è più, non c'è mai stato, la tua cicatrice sulla figlia ce l'hai ancora. Perché? Certo che ce l'hai ancora, perché è nel presente. L'hai portata nel presente, è nel tuo presente. Te hai, certo, non hai mica modificato il presente. Hai modificato il passato e il futuro, il presente rimane sempre lo stesso. Il concetto fondamentale è perché nei film di fantascienza te, quando vai nel passato, non puoi incontrare te stesso da piccolo. Perché nello spazio-tempo, te sei un puntino con la coscienza, sposta dove cazzo ti pare, ma tu non puoi incontrare te stesso. Lo vedi come funziona? I colori del principio. Allora, anima blu. Ota, mente, verde, spirito rosso. Cosa vuol dire quando incontro colori diversi? Facciamola facile. Allora, vedete che qui ci sono tre situazioni diverse e fanno parte dello stesso, l'ho orientato in modo diverso, ma fanno parte della stessa situazione. Io ho questa che potrebbe essere una situazione finale, vedete, questo asso e questo che è trasparente. E questa situazione finale è data dalla somma di queste due. Per esempio, io dovevo avere la mia parte, non so questo che colore sarà, blu, la mia parte animica fatta così,
è la parte animica che dice a crearsi, quello trasparente che io ho girato in questo modo è l'asse del tempo. Bene, la mia anima invece di essere blu purtroppo è di un altro colore, rosso. Spero che sia rosso. Sì. Com'è diventata rossa? È diventata rossa perché c'è l'interazione di una cosa che è questa, che interagendo con quella cosa lì ha cambiato i colori e l'ha fatta diventare così. Bisogna semplicemente capire come questa cosa funziona, perché così capisci che la cosa lì come è fatta. Non è difficile. Prendiamo la mia anima blu. Allora la mia anima blu è questa qua, che c'ha l'asse dell'energia, l'asse dello spazio e non ha l'asse del tempo. Bene. Dovrebbe essere tu. Invece, purtroppo, è verde. Se è verde, ha l'asse dello spazio, l'asse del tempo e non ha l'asse dell'energia. Io bisogna che qui ci metta qualcosa che sommata quella cosa lì dia questa cosa qui. E comincio a dire. Bene. Questo asse c'è qui, c'è anche da quest'altra parte, quindi non devo sommare niente, qui ci metto l'asse trasparente. Grazie. Questo asse qui non c'è, ma là c'è, quindi nel mezzo ci deve essere qualche cosa che ce l'ha e ce lo metto. Grazie. Questo asse qui non c'è, è trasparente. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo asse qui, che invece qui c'è, deve essere ammaccato, distrutto, eliminato. Io ci devo mettere il controasse. Questo qua. Quindi, la mia anima blu diventa anima verde se qualche cosa fatto così ci si appiccica. Hai visto che è un altro ottante? Non è nel nostro ottante. Sta da un'altra parte questa cosa qui. Così te capisci che questo signore, che è un signor rosso, è un rosso diverso dal rosso nostro, che abbiamo anche messo di qua, perché è nel nostro campo. Questo è il rosso di un altro campo. Quindi il problema si è spostato dall'altra parte. Il problema si è spostato dall'altra parte, nel senso che quella cosa che si è agganciata alla sfera blu, per farla vibrare in un altro modo, e quindi se appare a te inconsapevolmente che non sai la fisica, con un colore differente, che corrisponde a una vibrazione differente, è fatta così. E geometricamente vuol dire che siccome gli ottanti sono 8 e noi siamo nelle ottante qui dietro, quel qualcosa viene da un altro ottante che sta in alto. Questi sono un po' le situazioni, quindi lo spirito rosso è fatto così, la mente verde è fatta così e l'anima blu è fatta così. Ma, per esempio, nell'antispazio, nell'antitempo nostro, abbiamo uno spirito del secondo creatore, se ne va così, è fatto così bene, che è in un altro ottante, è in un ottante opposto a questo. Così come la mente e così come la parte animica. I colori tendono a essere gli stessi, però è un rosso diverso. È un rosso che comunque è rosso perché è sul colore rosso che non ci sono le componenti, ma è orientato in un altro modo. Allora, quello che si può vedere sostanzialmente, ve la faccio molto semplice, è che quello che cambia, per esempio, se il colore è magenta, ce ne possono essere quattro di colore magenta. E come li identifichiamo? Li identifichiamo con questi segni, più. Cioè vedi questo asse positivo, per esempio, allora è un magenta più, ma se alcuni assi sono gettati in modo diverso sarà un magenta più, e così via. Questo è solo per identificare, da un punto di vista matematico queste cose, ci interessano poco queste cose. Però quello che ci interessa capire è che da questo esempio noi abbiamo capito una cosa, sottilmente nascosta. Tutte le volte che noi abbiamo una interferenza aliena, questa si vede su una, due o tre sfere, ne basta una sola, perché uno dei colori RGB è diventato GBR, cioè la tua anima deve essere blu, è verde, la tua anima deve essere blu, è rossa, l'hai in quel posto. Il tuo spirito è rosso, ti appare blu, è in quel posto, cioè ce l'hai in quel posto. Oppure ti appare verde. La tua mente è verde, deve essere verde. Se hai una mente blu,
segno. Quindi ne basta uno solo dei componenti, uno solo dei componenti, che mostra questa cosa, che descrive esattamente il problema. Il fiere con la testa non si è sbagliato su 3500 casi neanche una volta. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che i colori cianio, giallo, magenta non sono ancora comparsi. I colori cianio, giallo, magenta vogliono dire un'altra cosa. Allora, vediamo qui. E si fa col computer, che tecnicamente lo puoi vedere perché il computer ti indica una saturazione di colore che va da 0 a 255 per le tre componenti RGB, cioè, e hai tre componenti che sostanzialmente sono le componenti RGB, rosso, verde e blu, e io vedo giallo e vedo un altro colore che non ti dirò che cos'è, allora te c'hai questo colore. Questo colore, guarda, è il colore blu. Cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che te c'hai il colore di là è quello lì. Se c'hai alcune componenti attive e una componente che non è attiva. Zero e zero. Sostanzialmente le cose stanno così. Vedi, blu a 255 è il massimo. C'hai tutto blu in questo contesto e c'hai zero nel mezzo di verde, zero di verde, diciamo così. Se noi andiamo avanti, per esempio, prendiamo quest'altro aspetto della questione, vedi che questo è un altro colore, che dovrebbe essere verde forse, e c'hai due componenti di un certo tipo e questa componente che non c'è, che è sempre una componente zero sostanzialmente. Analogamente qui. Allora vedi che succede? Succede che la componente iniziale cambia di colore a seconda della lunghezza dell'asse che ti manca. Vediamo per esempio un esempio che potrebbe essere questo. Questo qui che cavolo di colore sarà? Magenta. Quindi il colore magenta deriva dal fatto che, per esempio, te hai una componente verde e due componenti assenti. Vedi, due componenti assenti, che cosa vedi come colore? Vedi il contrario. Però, blu. Sì, va bene, questi sono però aspetti di emissione, non guardiamo questi, sì, non guardiamo questi. Guardiamo al contrario. Cioè, noi abbiamo quindi sostanzialmente qualcosa che ha due componenti azzerate e un componente invece attivo, chiamiamolo così. Che cosa si vede? Si vede il colore complementare, te lo dico in un altro modo. Te hai una mente, per esempio, che deve essere verde, e ha l'asse rosso e blu, quindi è verde. Che cosa succede se la componente, se questa cosa qui che è la tua mente, non ha l'asse dello spazio? Non hai l'asse dello spazio, non hai l'asse dell'energia, c'hai solo l'asse blu, quindi emetti nel giallo. Funziona in questo modo. Faccio un altro esempio, c'hai lo spirito è energia verde, tempo blu e non hai l'asse rosso. Ammetti di non avere energia, se non hai l'energia l'unico asse che hai è blu, quindi cosa vedi? La componente gialla, al contrario. In parole povere, siccome hanno una mente e spirito, hanno sostanzialmente due componenti e una gli manca, quando gli manca una seconda componente, assumono il colore della componente complementare a quello che gli manca. Ma questo che cosa vuol dire? Come è interpretabile questa cosa? Dire che spirito è giallo, oppure la mente è gialla, non vuol dire la stessa cosa.
ritorniamo alla vita, facciamoci caccia, così sapete interpretare quando tornate a casa questa cosa. Allora, mente gialla. La mente gialla vuol dire chiaro, dovrebbe essere verde, quindi dovrebbe avere un asse rosso e un asse blu. Bene. Evidentemente è gialla perché non ha l'asse rosso, non aveva già l'asse verde, quindi ha solo l'asse blu, quindi diventa gialla, componente contrario di emissione. Cosa gli manca? Gli manca l'asse rosso, perché se no sarebbe verde. Se gli manca l'asse rosso cos'è? Dello spazio, quindi è una mente che non è in grado di assimilare dall'esterno le informazioni spaziali. Cioè, è una mente che non ha capacità di dire qui, lì. Dove ci troviamo alla frazione? Ma alla frazione dove? Dove ho messo quel libro? L'ho messo lì. Ma lì dove? La mente gialla è una mente che fa un camera sua, un casino della Madonna. Cioè, hai dei problemi, delle problematicità sulla quelle che sono le informazioni che ti vengono fuori dall'asse dello spazio, che te non sai collocare. Uno spirito giallo è evidente che vuol dire un'altra cosa, perché lo spirito dovrebbe essere rosso, perché non ha l'asse dello spazio, ma l'asse dell'energia e l'asse blu del tempo. Togli l'asse dell'energia ed ecco che ti rimane l'asse blu, cioè lo spirito diventa giallo. Spirito giallo non assume le informazioni dal diverso esterno di tipo energetico, non ha l'asse dell'energia, è uno spirito stanco. È una parte maschile che non ce la fa a sopportare la situazione, è una parte maschile a cui a qualcuno, subente, l'alieno, gli toglie l'energia. Prendi un'anima, l'anima tecnicamente dovrebbe essere blu, quindi se è blu deve avere un asse verde dell'energia, un asse rosso dello spazio e non ha l'asse blu. Quindi se te prendi una parte animica e gli togli l'asse dell'energia, gli rimane il colore rosso. Quindi apparirà Chan. Una parte animica Chan è una parte animica a cui qualcuno sta togliendo energia, o qualcosa toglie energia, o l'energia per la sua malattia psicotica interna non fluisce. Che cosa ne viene fuori da questo quadro? È semplice. Faccio un salto indietro e riparto da dove ero rimasto prima. Cioè, quando le tre sfere di anima, mente e spirito che dovrebbero avere dei colori RGB, hanno colori sfalsati, ma sempre RGB, c'è un'adduzione in corso. Quando i colori RGB di anima, mente e spirito sono sfalsati, ma almeno una delle componenti è ciano, giallo o magenta, non ci sono adduzioni in corso, ma ci sono problematiche psicotiche. Non ci siamo mai sbagliati una volta. Quindi è chiaro che al di là di tutti gli esempi che possiamo fare, ma neanche tanto, perché tu fai il disegnino, hai visto come ho fatto il disegnino io, no? E lo fai col computer, cioè se te sei in grado di identificare anche la tonalità del colore, hai un numero preciso che ti dice quanta energia ti manca, quanto spazio ti manca, quanto tempo ci manca, se non totalmente. Che cosa vediamo noi nel 99,9% dei casi? Che quando manca un asse, questo manca totalmente. Per cui noi abbiamo sostanzialmente delle sfere che sono rosse o blu, o gialle, o giallo, o verdi, o magenta. Non ci sono altre combinazioni, ci sono in casi piuttosto complicati che poi andiamo a vedere. Però, nelle addizioni che cosa vediamo? Nelle addizioni vediamo anima verde, sei condannato. Anima verde c'è l'anello in corso, anima verde, è un classico, quando fai il disegnino, parti da un'anima che doveva essere blu, ce l'hai verde, costruisci l'intermedio che devi aggiungere al blu per ottenere il verde e vedi chi è, che è, da dove viene, da quale ottante, capisci se è il lux, capisci se è un'interferenza dell'uomo primo, capisci se è un'interferenza dell'indio, perché ci sono degli ottanti precisi, che poi vediamo in un disegnino chi sono questi ottanti e si capisce anche un'altra cosetta. Quindi, anima, mente o spirito, sostanzialmente, devono essere blu, verdi e rossi, ma possono essere anche anima, invece di essere blu, verde e rossa, oppure verde, che la mente invece appare blu o rosso, appare rossa o blu, perché ci sono interferenze di questo.
rappresentano sostanzialmente in questa tabellina, molto semplice, la direzione degli assi, positive o negative, rispetto a un cliché che noi ci siamo fatti, che è una tua convenzione. Però ti dice, ti indica immediatamente, se tu sai di essere blu, se tu sai di essere energia negativa per convenzione, perché si pensa all'energia potenziale negativa, spazio positivo, lo spazio esiste, e il tempo, ammetti che sia questo che va indietro nel tempo, perché questo è il passato, negativo, quindi c'hai un, fai conto, energia, spazio, tempo, meno, più, meno. Quando te hai una variazione di questi più e meno, vai a vedere in quale istante questa cosa esiste e sai che è da lì che viene la tua interferenza. Non è complicato. Questi sono gli istanti. Sì, quando te fai tutte le combinazioni dell'universo, ti diverti, noi siamo qua, qui, e si scopre che le interferenze vengono solamente da qui e dall'indietro. Che cosa vuol dire? Vuol dire che matematicamente con questi vettori fai come ti pare, ma perché tu possa essere interferito da un altro soggetto, quest'altro soggetto deve condividere con te una superficie, non un asse. Lo dico in un altro modo. Non ci può essere una interferenza di qualcosa che viene da qui, perché c'è solo una componente che tu avresti in comune con questo universo. Invece puoi avere un'interferenza dal piano di sopra, perché tu hai uno spazio e un tempo, in realtà uno spazio e un tempo, che sono due componenti con le quali ci può essere un'interferenza. Se te ti fai tutti questi conti, noi li abbiamo fatti, e scopriamo che il soggetto che sta qui, noi, può avere interferenze solo da qui e da qua dietro. Allora, queste cose di sotto sono la parte del nostro universo, la parte di sopra è l'altro universo. Qui è l'energia, che per noi è negativa per convenzione, quindi la materia. Sopra c'è l'antropia, se per dire così come dicevo stamattina. Qui c'è l'invio, qui c'è quello cattivo, cioè c'è cattivo, fa per dire, c'è l'onus, qua, capito? Queste sono altre situazioni. Qui ci sono gli alieni che sono nel nostro universo, che vengono nel nostro universo, qui c'è sostanzialmente il lux, e qui c'è l'uomo primo, qua dietro, sostanzialmente dovrebbe essere così. Poi, questo lo dico solo per razionalizzare. A noi di tutto questo non ci frega niente, perché quando andiamo a fare quella che è la unificazione delle sfere, che ci frega a noi di questa situazione? Noi facciamo l'unificazione delle sfere e quando ammettiamo in qualche modo che vogliamo cercare di capire chi era che veniva a prenderci, in quell'istante non ci siamo ancora liberati. Perché nell'istante in cui tu ti sei liberato il problema non esiste più, non è mai esistito. E in quell'istante tu non scrivi più su Facebook una marea di cazzate. Cioè non hai più bisogno di confrontarti con un altro. Di dire a te cosa ti è successo? No, io penso che sia così, di fare le segmentali, le costruzioni, le cose. Non c'è più bisogno. Non c'è più bisogno di discutere con nessuno, perché tu hai capito tutto e il problema non ti interessa più, perché tu stai facendo un'esperienza diversa. In quell'istante basta. Ecco che si scopre che chi scrive su Facebook, sui social, sulle cose, eccetera, eccetera, è un soggetto che è ancora un pelino, c'è qualcosa da risolvere, che non ha risolto, perché se no tu in social non ci scrivi più. La maggior parte degli addotti che sono passati da noi o che hanno avuto dei problemi nella tua chiesa sono scomparse i social. Allora, ah sì, tutto fa niente locale, ci sono. Cerchiamo di analizzare ora le posizioni e oltre che i colori, ma questo l'abbiamo già visto, le posizioni all'interno della sala mentale delle sfere. Cosa vuol dire quando una sfera mi appare a destra, a sinistra, in alto, in basso e così via? Che cosa vuol dire quando è più o meno luminosa? Cosa vuol dire quando è più o meno grande? Cosa vuol dire quando è più o meno lontana? Allora, vedete, qui ci sono, abbiamo messo una tabellina con delle caratteristiche. Caratteristiche osservate, il colore.
colore stato di salute, cioè oltre toccata l'adduzione, che è un problema di non anomia con te stesso, perché l'alieno altro non è che l'alienato di turno, cioè colui che tu al quale tu hai permesso di interagire, di mostrarsi nella tua realtà virtuale, perché è uno specchio di una tua situazione che devi risolvere. Quindi se ti compare Renzi è lo stesso, cioè c'è qualcosa dentro di te che non funziona. Non è che l'alieno sia un caso specifico della malattia, l'alieno è un'interferenza che viene da uno stato differente, quindi se lo vedi perché i colori allergici sono cambiati di dietro. L'altro, Renzi, è uno che è in questo universo e quindi si cambia i colori RGB diciamo da omogenea, sostanzialmente. La distanza dal centro. Io posso essere qui nel centro della mia stanza, delle sfere sono laggiù in fondo, no? La coscienza che le tre sfere hanno di sé, la distanza dal centro. Tu, se sei presente nel centro, sai chi sei. Io sono la parte animica che so chi sono. Te più ce l'hai distante in queste sfere, e più non sai chi sono, perché sono lontane. Quindi te non hai consapevolezza di una sfera che è lontanissima, che la vedi male. La direzione della sfera è la prevalenza delle singole componenti. Chi è che governa, che comanda di più, che è un grande? Sono io, la sfera che comanda tutto. Tante volte nei problemi di liberazione il soggetto vede la sfera di anima che si espande e occupa tutta la stanza. In quell'istante la sfera di anima, che era repressa fino a 5 secondi prima, riprende tutto il suo spazio e dice, oh, c'è puttana, fammi respirare. E se la vedi che diventa, non è una situazione armonica, la situazione armonica è una situazione diversa. La luminosità della sfera è la coscienza che le parti hanno di sé. Non è la coscienza che io ho delle sfere, quella è la lontananza. La coscienza che la sfera ha di sé è la luminosità. Più luminoso sono, più butto fuori le cose, più mi faccio vedere. Non più grande sono, quello è l'aspetto egoico della sfera. Più so, più ho consapevolezza di esistere. L'altezza della terra è una cosa importante, dove dobbiamo capire una cosa fondamentale, che anche tipicamente parlando, le cose più in alto stanno, più sono instabili, più hanno energia e più possono cadere per terra. Le cose più in basso stanno, più sono tranquille, più non possono cadere per terra, perché già ci sono, e più hanno il basso stato di energia. Siccome un basso stato di energia corrisponde a un'entropia più elevata, la sfera che sta per terra ha più consapevolezza di sé. La sfera che sta per aria è in uno stato di equilibrio più stabile e può cadere da un momento all'altro. Nel mezzo, ovviamente, c'è lo stato attuale delle cose, cioè le sfere che stanno alla tua altezza sono le sfere della tua energia. Chiaramente, più si abbassano queste sfere, più il loro stato energetico è basso. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire tecnicamente che non sono in uno stato stabile, ma potrebbe anche voler dire che non hanno la forza di fare qualcosa. Ovviamente il parametro solo non basta, fammelo vedere con il colore, fammelo vedere con la distanza, fammelo vedere in un contesto più complicato e vediamo di capirci qualcosa. Ovviamente. Allora, vediamo di fare degli esempi, che forse ci sappiamo meglio. Allora, fai finta che questa sia la stanza, vista dall'alto, è come una pista di un circo, e la stanza è circolare. Noi abbiamo pensato a una stanza circolare, perché una stanza fatta con un quadrato, in un cubo, avrebbe delle posizioni preferenziali, in alto, in basso, da destra e a sinistra, ma siccome noi sappiamo che queste cose non esistono all'interno dello zero ambiente, dello zero qua interessi del tuo cervello, dove non esiste lo spazio e il tempo, la stanza deve essere circolare, cioè A spaziale, A temporale. E allora queste tre linee limano la posizione di tre cose. Vedete che non è importante stabilire dove sono piazzate, ma è importante in una situazione tridimensionale stabilire così, se sono più alte o più basse, per esempio, più lontane, più piccole, più grandi rispetto al piano. E allora vediamo che succede, perché qua ci dobbiamo divertire con i comuni. Allora, facciamo finta che... Facciamo questa. Cerchiamo di capire questi cosa. Ah,
quella è blu, e lui dice perché mi dico, questa sarà rossa. No, quella è verde, questa è verde e questa è rossa. Allora, vediamo come si fa. Io sono al centro della stanza. Se io sono al centro della stanza, queste tre sfere mi appaiono della stessa grandezza, dello stesso colore, quindi vuol dire che sono equilibrate tra di loro. Non c'è nessuno che governa rispetto a un'altra, non c'è nessuno delle tre componenti che in qualche modo sovrasta le altre. Ma io dove devo guardare? Qual è la sfera che mi compare al centro? Allora facciamo così. Se io sono qui, veramente quello. No, vale, non lo sta. Questa è la verità, certo. Allora io guardo in questa direzione. Se guardo in questa direzione, sono qui. Certo. E allora, se davanti a me ho la sfera verde, dietro ho la sfera blu di qua e la sfera rossa di qua. È una posizione corretta, perché sono al centro del cerchio. La sfera blu mi è comparsa di qua, ma quando io sono entrato al centro e la sfera mi è andata dietro, mi è passata da quest'altra parte. Quindi non sono sostanzialmente mancino, faccio per dire, le sfere sono nella posizione giusta, corretta. Questo accade se io ho la sfera centrale che è verde, cioè la mia parte di riferimento è la mia mente. Sostanzialmente la parte di riferimento deve essere sempre la mente, perché è quella centrale. Ma potrebbe essere anche un'altra cosa, cioè potrebbe essere che io avessi al centro la sfera blu. Se io ho al centro la sfera blu, come faccio a sapere se sono mancino o no? Devo sempre prendere in considerazione il cosa succede se io guardo la sfera verde. Cioè, mi metto nelle condizioni di guardare la sfera verde e dopo capisco se sono mancino o no. Va bene, non sono mancino, però c'è la sfera blu davanti. La sfera blu davanti mi dice che io, come punto di riferimento, ho la mia parte femminile di me. Ho la mia parte femminile di me e quindi quello che succede è che dietro c'ho qui il verde, rosso, il rosso, e qui il verde. Quindi il rosso è di qua e il verde è di qua. Qual è la problematica? La problematica è che la mia parte spirituale e la mia parte mentale hanno due posizioni che non sono quelle corrette. Sì, la parte animica vuole comandare, è il punto di riferimento, probabilmente sono una femmina, perché è la femmina che mette sovente al centro, non sempre la parte femminile, non sempre. Però la mia parte spirituale è l'opposto a fare la femmina, perché è la posizione della femmina. E la mia parte mentale è costretta a fare quella che avrebbe dovuto fare un'altra parte, cioè si sono scambiati ruoli. Sostanzialmente questo provoca un problema di disabilità. Vedete, in quest'altro aspetto della questione ci sono delle differenze. Ovviamente che cosa è cambiato? È cambiato due operatori, due colori, tronca invertiti. La sfera blu è rimasta sempre la stessa. Gli altri due sono cambiati. Che cosa vuol dire? Vuol dire, come al solito, te mettiti di fronte alla sfera verde e guarda dove stanno le altre e scopri che la sfera blu sta dalla parte sbagliata e la sfera rossa sta dall'altra parte, cioè sono cambiate le posizioni. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che sei mancino. Vuol dire solamente questo, se non ci sono altre indicazioni. E da questo contesto poi ti guarda chi hai di fronte a te. Hai una sfera rossa? Hai una sfera blu? Se hai la sfera blu, sei una parte sicuramente animica che ha relegato la parte spirituale e la parte mentale a un ruolo secondario. E queste parti non fanno il loro ruolo. Non fanno il loro ruolo. Quello che succede, per esempio, che noi ci troviamo delle parti femminili che non sono maschi. Nella vita, non nella sessualità. Nella vita vogliono comandare, vogliono fare la sacerdote, vogliono... Oppure delle parti femminili che... sono sostanzialmente donne di Neumann del primo tipo. Neumann era uno psicologo, uno psicanalista, il quale sostanzialmente aveva diviso, categorizzato le donne in tre situazioni differenti, semplici, banali, Neumann del primo, del secondo e del terzo tipo. La donna di Neumann del primo tipo è quello che crede che esista un ruolo femminile totalmente
esistente e che ti rappresenti come il prolungamento e la continuazione della tua mamma. Il maschio è un oggetto da riproduzione. La donna giovane del primo tipo prende il maschio e gli mette i vestiti sul letto per dire te ti devi mettere questi, sostanzialmente, perché ti vuole comandare in qualche modo. E chiaramente magari l'uomo potrebbe non accettarla questa situazione qua. Quindi l'uomo è relegato a un oggetto che serve solo per la riproduzione e per la società, non serve per la riproduzione. Vediamo questa situazione. Questa è una situazione interna, perché i colori sono strani. Ammettiamo di avere questo che è verde, che è la tua mente, e il giallo che è la tua parte animica. Quindi se il giallo è la tua parte animica, è evidente, e tu la stai guardando, c'hai come punto di riferimento, sei qui al centro, stai guardando la tua parte animica, hai come punto di riferimento ancora una volta la parte femminile. La parte femminile è giallo. Sai che viene da un altro universo, sai che è una parte che in qualche modo ha la caratteristica di essere poco propensa a essere comandata sostanzialmente, però c'hai altre due cose che sono quella sfera laggiù bella grossa e questa qui che ha dei colori un po' strani. Allora, che cosa scopri? Scopri che questo potrebbe essere rosso macchiato di nero, lo spirito, verde macchiato di nero, brutto sì, perché se questa è la tua parte animica, questa è la tua parte animica, questa è la tua parte mentale, macchiata di nero. Che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che dentro la tua mente c'è qualcosa che non funziona. Come interpretarla questa cosa? Vedi che quell'altra sfera, nessuna di queste sfere ha un colore RGB, sostanzialmente così modificato. Quindi non c'è un problema di alienologia in corso, c'è un problema tuo. La tua parte mentale è nera. Il colore nero che cosa vuol dire? Vuol dire che tu assorbi tutta la radiazione, ma tendi a non buttare fuori niente. Quindi è una parte mentale attiva, nel senso che capisce tutto, ma non comunica con niente, o comunque ha delle grosse problematiche nel comunicare. Queste grosse problematiche nel comunicare non permettono, ovviamente, alla parte animica di parlare con quella cosa lì. A quello allora è lo spirito. Che colore è? Ciano. Sì. Ah, bellissimo. Lo spirito ciano, vediamo che succede. Lo spirito ciano, allora lo spirito c'ha l'asse di energia, non ha l'asse dello spazio, e c'ha l'asse del tempo. Se io tolgo uno di questi due assi, l'asse dell'energia mi viene giallo. Se tolgo l'altro asse, l'altro asse verticale viene magenta, non mi viene mai ciano. E allora quello non è lo spirito, capisci anche perché non è possibile. Allora da qui comprendi che tu hai stai facendo un errore interpretativo. Non può essere così la tua, evidentemente non può essere così, quindi devi cambiare interpretazione. In modo come il giallo, che era la parte animica, potrebbe non essere la parte animica, oppure potrebbe ancora esserlo, ma allora quello vuol dire che potrebbe essere la mente. La mente può essere ciano? La mente può essere ciano? Sì, la mente può essere ciano perché è una mente senza asse del tempo. Cioè avete solo l'asse rosso, quindi è ciano. Una mente gigantesca, che quindi si fa sostanzialmente, sei così che sei diventati, che non ha capito abbastanza poco di quello che succede, un superio mentale, ma d'altra parte, se questa qui che è gialla è l'anima, questo qui è lo spirito. Verde, sei nel casino della visione. Vedete, non ti puoi sbagliare, perché i vettori sono fatti in modo tale che te non ti puoi sbagliare, perché se ti sbagli, non ti torni. Non è complicato. Per lui no. Per noi un po' di più. Soprattutto quando facciamo la comparazione delle cose. Vediamo una situazione del genere.
la situazione del genere, allora qui abbiamo un argomento bello sulle genere, qui abbiamo bianco, giallo e qui verde, verde, allora verde, blu e giallo. E giallo. Vediamo un po'. È chiaro che blu potrebbe essere per esempio la parte animica, allora vediamo. Perché io ti dico questo? Perché non lo so quel soggetto, che io non sono lui, cosa mi dice? Lui mi dice, ho identificato, ed è questo che è importante identificare, farsi dire che il fine del color test è esattamente 26. Solo la parte animica, solo la parte mentale, solo la parte spirituale, in qualche modo trova il modo di dire se lo dice. E quello dice avendo un punto di partenza. Allora, se questo è vero, se questa è anima, per esempio, innanzitutto te dove sei? Dov'è l'osservatore? L'osservatore potrebbe essere qua, che vede le cose, perché se l'osservatore è qua, c'è un altro significato. Ammettiamo che l'osservatore sia qua. Se l'osservatore è qua, in questo triangoletto stretto, queste sono le situazioni. L'osservatore guarda al centro e vede questa sfera che è già. Che potrebbe essere la mente? Vista. Una buona mente grossa che ha preso il suo la mente. D'altra parte, se questa è la parte animica vista dietro è dalla parte giusta. Bueno, allora non mi rimane che identificare questa parte qui come la parte mentale, una parte spirituale gialla. Benissimo, la parte spirituale gialla è piccola. Poverina questa parte spirituale, questa è una femmina che ha un grande concetto di sé, grossa, che comunque ha una parte mentale che in qualche modo gestisce la questione, ma quello che è la parte spirituale, poverina, è piccola, è moscia, cioè è una parte maschile che è castrata sostanzialmente e che ha ben poca energia. Cioè è il maschio che sta dentro di sé, lo rompe le palle, ma tutta la femmina sostanzialmente. Ma scusa, prego. Quando la femmina invece non è lì in mezzo al triangolo ed è spostata, cosa significa stare dicendo? Quando è qui? Sì. Cioè quando io sono qui, quando io sono qui, se i personaggi sono sempre gli stessi, la situazione è peggiore, perché che cosa vuol dire? Sostanzialmente. Essere qui vuol dire cambiare la posizione di queste due cose. Perché se sono qui, queste sono le posizioni corrette. Di anima e di spirito. Sono corrette. Ma se io sono qui, le posizioni di anima, beh sì, la vedo sempre dalla parte giusta perché è dalla parte di qua. Va bene? Spirito è dalla parte giusta. La mente non è al centro, è un pochino spostata verso la parte spirituale, ma quello che si vede da qui, e che la vera parte spirituale è nascosta dietro la parte mentale. Cioè, chi comanda è, al posto della mente, cioè del maschile, è la parte mentale, mentre la parte spirituale è addirittura nascosta dietro a questa, cioè si fa comandare solamente dalla mente. Cioè, sapete una persona che è di una certa sensibilità, l'aspetto femminile, ma l'aspetto del maschile è legato al Piero Angela, cioè 2+4 è l'incidere perché? Perché sennò ho paura. No, tanto per dire. Ma tutto ha una spiegazione, capite? Non è difficile, no? Allora, ammettiamo di essere al centro di questa situazione, questa è la situazione. Ma, come al solito, te devi identificare la tua posizione. Se sei al centro della situazione e sei qua, vedi che la sfera lassù, quella lì, dovrebbe essere rossa, è lontana. La sfera blu è vicina e la sfera verde è ancora vicina. Quindi in realtà lo spirito comunque è lontano, quindi te non hai grande identificazione della tua parte maschile, che comanda in ogni caso poco e non è partecipe della situazione, mentre te hai. Sai chi è la tua parte femminile e sai chi è la tua parte mentale. E loro sanno chi sono, anche se semplicemente perché sono grossi, perché sono più grossi. Se questo è vero, e te ti trovi qua, la tua parte però e stai guardando in quella direzione, per sapere se sei mancino, non devi girarti di qua e guardare la tua parte mentale. In quel contesto vedi che la parte animica è dalla parte giusta, perché ce l'hai qua dietro. Ok. Allora però
se stai guardando in realtà nel tuo BCP stai guardando lo spirito. Il tuo punto di riferimento è un punto di riferimento maschile. Tu fai riferimento al tuo maschile, ma è il tuo maschile che non fa riferimento con te. Cioè tu chiedi alla tua parte maschile di dover andare alla situazione, ma la tua parte maschile ha paura di dover andare alla situazione e si allontana. Cioè lascia comunque la tua parte maschile fare agli altri due. Te vorresti fare il maschio, vorresti essere maschio, ma la tua parte maschile non ti sostiene. Non è complicato. Perché succede questo? Perché tutte quelle cose di disarmonia che ci sono legate alle esperienze di vita della realtà virtuale passata. Quindi bisogna parlarci. Quindi bisogna fare il gioco delle serie, il gioco delle carte. Prendi la parte spirituale e dici, senti un po', che laggiù, perché non ti avvicini? No? E la parte, oppure se ti avvicini alla tua parte spirituale, la prendi in mano, te la coccoli un pochino, la accarezzi, gli vuoi bene, e gli dici, ma perché laggiù non partecipi con me alla situazione? Quali sono le cose? Perché sei cambiato di colore? Sono cambiato di colore quella volta lì, perché si avvicina, ti fa vedere quel momento, quell'istante in cui tu hai cambiato colore. E quella volta lì, quando c'è stato questo ciao, e il babbo mi ha picchiato, e io sono rimasto così, allora non valeva la pena. Se il babbo mi picchia tutte le volte che faccio una cosa, io non faccio niente. Ed ecco che trovi la parte spirituale, che è la spirite, che si è rincantucciata da una parte, ma ti voglio di partecipare. Allora devi fare il trattamento, la psicanalisi, il trattamento di questo tipo. Quindi è un trattamento che si differenzia dagli altri trattamenti, perché te vai allo psicanalista e lo psicanalista ti prende in toto e ti tratta totalmente. Te con questo sistema vedi quali sono le tre, la componente che non va, speriamo che ce ne sia una sola, e fai il trattamento su una componente sola, perché due vanno bene, si fa prima. Funziona molto meglio e spendi molto meno soldi. Dallo psicanalista, guarda questa parte acuta qui, poverina, non ce la fa più, è piccolina, venga cagnina, vedi la parte spirituale, sono io, ma sono io. Te poi, se ce l'hai al centro e la vedi così grande questa parte spirituale, cosa che è possibile in questo aspetto, perché così avresti la parte acuta dalla parte giusta, dietro di te, giusta, però piccola, cioè aiuto, io non partecipo. E allora la parte spirituale te la comanda, ma che cosa succede? Succede che la parte letale ha preso il posto della parte spirituale, in altre parole recita un ruolo che non è il suo, in altre parole te sei un maschilista perché la tua parte letale è maschio, deve fare il ruolo del maschio, te hai come punto di riferimento il maschile è grande, grosso davanti a te, non lascia spazio all'aspetto della femminilità, qualunque esso sia. Ci sono mille ipotesi di lavoro, possiamo fare molte altre. Qui, per esempio, a me di essere qua. Qua. Se sei qua, poi hai tutto davanti. Il centro del cerchio, del triangolo, sarebbe qui. Perché se sei qui ha un significato, ma se io ho occupato queste sei qua, perché io mi considero sempre qui. Quindi ce le ho tutte davanti. Se ce le ho tutte davanti, cosa vedo nel centro? Vedo questa. Vedo lo spirito di là e vedo blu l'anima di qua, quindi come minimo, se non c'ho nessun altro tipo di problema, sono francino. Se non c'ho qualche altro tipo di problema, perché l'altro tipo di problema potrebbe essere l'inversione del colore delle specchie, cioè è un problema legato alla personalità, dove la mia parte animica è sempre questa e la mia parte spirituale è sempre quella, perché i colori sappiamo che non variano. I colori dei gay sostanzialmente non variano, la parte maschile è sempre rossa, la parte femminile è sempre blu, quindi è chiaro che la parte femminile è sempre questa, quindi io quando vedo il maschio che è maschio anche se si sente femmina, che mi viene di qua, non ha importanza, questa è sempre la parte spirituale, a meno che io non sia mancino. Allora, in quel contesto, è chiaro che io devo andare a vedere se il soggetto è mancino o se il soggetto è gay. Dopodiché, so due cose fondamentali. La sfera blu è sempre femmina, è sempre anima, anche se si sente maschio. E dici al soggetto, prendi una mano e mettila all'interno della sfera. Senti. Nel fare questo, tu stai sviluppando un canale preferenziale con uno dei suoi componenti.
canale preferenziale se stesso. Cosa senti? Aria. Di che colore è? Blu. Di che colore è? Rosso. No. Rosso non può essere, perché anima è sempre blu. Capito? C'è qualcosa che non va. Se è rossa e senti l'aria dentro, vuol dire che che dovrebbe essere blu. Ma se è rossa, c'è una luce in corso. Perché non si sbaglia, non si può sbagliare. La parte animica è sempre blu. Che lei si senta maschio o femmina è una situazione, ma se ci metti la mano dentro, l'archetipo dell'anima è l'aria. Se te metti la mano dentro a una sfera rossa e senti l'aria, c'è qualcosa di strano, perché metterai la mano dentro l'altra sfera blu e sentirai il fuoco. E allora hai capito che c'è qualche cosa che non funziona. Perché, lo ripeto, la parte animica è sempre blu, la parte, a meno che non ci sia azione, la parte spirituale è sempre rossa, a meno che non ci sia azione, nei mancini cambia la posizione, nei gay cambia il consenso. Ficchi la mano dentro una sfera blu e ti dice sono maschio, non va bene. Capisci che l'unica difficoltà che tu hai è quando hai un maschio gay adulto, perché allora devi fare le interrogate. Lo capisci di solito però, perché le sfere della realizzazione sono tre e una delle tre sfere ti dà l'indicazione corretta. Ma anche se non lo capisci, quando arrivi alla fine, te ne fotti perché hai messo insieme le tre sfere, hai capito che cosa è successo, hai raggiunto la consapevolezza insieme, ci sono gli altri esempi, e alla fine hai risolto il tuo problema, perché mettendo insieme tutti gli aspetti, in qualche modo che equalizzi quelli che sono anche il maschile e il femminile che tu, al quale tu potresti aver dato una collocazione diversa nella tua vita. Così, sì. Sì. Un ragazzino che è stato portato a usare la sinistra, perché la mamma ha avuto un parto difficile, per cui sì. Il dottore gli ha detto, la parte destra del cervello non ha respirato, potrebbe o morire entro la notte o rimanere paralizzato la parte sinistra del corpo. La mamma non ha creduto a questa cosa, comunque l'ha tenuto con lei tutta la notte e da allora, tutte le volte che il bambino usava per prendere qualcosa, gliela passava sempre dalla sinistra, per cui il bambino è diventato sinistro per forza. E è diventato sinistro tra l'altro, per cui ha passato anche la notte. Sì, sì, capisco. Ecco, voglio dire, se questo qui ha gli emisferi giusti... No, capisco perfettamente. Allora, una cosa fondamentale da capire è la seguente. Uno nasce sinistro, o destro. Qualsiasi cosa succede dopo, lui rimarrà per tutta la vita, sinistro se è nato sinistro, anche se muove la destra e ci suona la quinta di Beethoven. Lui sostanzialmente è sempre mancino perché è nato mancino. Quindi, sovente, soggetti che poi hanno subito dei trattamenti particolari, però rimangono sempre mancini, il destro rimane sempre destro e quindi nel PCT le posizioni delle sfere sono come tu sei alla nascita, non come sei diventato dopo. Ok, grazie. Prego. Questa è la sfera bianca che abbiamo detto non è quella giusta, non è quella corretta, perché la sfera corretta è la non sfera, cioè il tenore di niente, la somma di tutti i colori, ogni colore è una cosa che sei. Nell'istante in cui tu sei tutto, non hai nessun colore. Questo è il significato fondamentale. Se te vedi la bolla come una bolla di sapone, nella bolla di sapone archetipalmente c'è un dentro e un fuori. Quindi c'è una separazione. Le separazioni non ci devono essere. Nell'istante in cui tu unisci anima, mente e spirito in un'unica coscienza, le parti della stanza si sfanno, non c'è più niente. Tu solitamente vedi fuori. E vedi fuori che tu credi che sia. Quindi molti vedono l'universo, ma che cosa stanno vedendo? Se stessi. Loro stanno vedendo se stessi, loro stanno guardando da dentro di sé il fuori di sé. Perché la coscienza fa così. Per guardare il fuori di sé, devi guardare da dentro. E per guardare dentro di te, lo devi guardare da fuori. Così si dice la coscienza. È chiaro che
qualcuno si può ingannare. Sono la tua parte unica. Cosa fai? Lo specchio. Lo metti davanti allo specchio e tu capisci esattamente se è vero quello che dici. Io sono bianco davanti allo specchio, che no, c'è qualcosa che non va. Chi si sta specchiando nel tuo CT mentale si accorge di avere una puttanata, si accorge anche di essere venuto, perché scompare. Riappare magari dopo in altre sembianze, ci riprova, ma chiaramente te ti devi fidare della tua consapevolezza, della tua coscienza, cioè te lo senti che quella cosa lì non è chi ci deve essere. Lo senti. E allora in quell'istante fai la domanda, cioè cerca di capire esattamente che succede. Che vedi nello specchio, sostanzialmente sempre, nel tuo specchio e anche nello specchio della realtà virtuale, specchiandosi nell'altro, vedi quello che credi di essere, non vedi quello che sei, a meno che tu non abbia una coscienza, una consapevolezza che ti permetta di fare. Quindi, se tu allo specchio ti vedi brutto e cattivo e non ti piaci, non è perché sei brutto e cattivo, ma perché qualcosa di te non è armonico. E quindi pensi di essere brutto e cattivo. Esci un giorno e vedi tutti brutti. Esci il giorno dopo di casa e vedi di bene. Non so quello il giorno prima. Allora vuol dire che sei te che in qualche modo, il giorno prima, il giorno dopo, hai cambiato di te qualcosa. Lo specchio è fondamentale. E c'è una cosa interessante da comprendere. Nel mito il diavolo non ha parte speculare. Lo sapete perché? Il mito del diavolo, perché il diavolo sostanzialmente è l'indio. Il diavolo è Ra. È quell'alieno che è dell'altra parte, l'alieno costruito da antifotoni. Gli antifotoni non si specchiano perché si facciano in mezzo dello specchio, e nel mito questa cosa c'è scritto: il diavolo e il vampiro non hanno immagine speculare. Quindi quando tu prendi lo spirito, la parte animica che finge di essere tale e invece è un altro parassita che non è il tuo, e lo vedi davanti allo specchio e non vedi niente, sai esattamente da dove viene quello lì. È incredibile come il sistema funziona in questo modo. C'è l'ipotesi di creare un trial sound test. Allora, guardate, questa è l'immagine che io ho preso da internet, banalmente, di una... un'immagine che voleva evocare uno spazio di suoni fatto da tre altoparlanti. E ho trovato questa immagine, cioè una cosa fatta di tre sfere che hanno guardato a caso il colore di tre sfere del colore con la terra. È incredibile, cioè ancora una volta anche visualmente, anima, mente e spirito, anche se sono dei suoni, vengono identificati visivamente con i colori giusti. E invece di vedere, perché il visivo vede queste cose, ma l'auditivo le sente, e nel sentirle, deve sentire dei suoni. Questi suoni, che sono delle frequenze, non saranno frequenze ottiche, saranno frequenze rumorose, sonore. E che rumore sentire? Allora, si sentono sovente tre tipi di rumori, e si dice, attiva con un telecomando il suono della mente, attiva il suono di anima, il spirito attiva il suono di anima, poi somma i tre suoni, perché le tre sfere, anche se tu non le vedi, si stanno spostando nella stanza e si sommano un dentro l'altro fino a fondere i suoni. Allora, prima senti un accordo, e dopodiché, nell'istante in cui senti l'accordo è come se tu vedessi il bianco, nell'istante in cui non senti più niente, il suono sta equalizzato. I tre rumori si sono sommati per dare una frequenza lineare, cioè un'onda lineare, cioè niente. Non c'è più nessuna variazione spaziale o temporale nella frequenza dello spazio. Non senti niente, perché in quel momento è come se tu avessi giunto via della sfera trasparente. Che tipo di suoni senti? Dunque, qui c'è da fare un... Facciamo un piccolo... Guardate che dice. Questo lo vedrete anche nel prossimo lavoro, che sarà probabilmente l'ultimo, speriamo, dove abbiamo messo in relazione la frequenza di una scala musicale a 432 Hz con l'universo, con il problema della particella della scatola, con la fisica quantistica, e abbiamo ottenuto un certo numero di risultati. Io vi dico solo i risultati, poi chi vorrà andare a leggere i lavori, gli articoli, si viene
leggerà e vedrà come è venuto fuori questo numero 69,1150 fino alla quarta cifra con la lingua, sono Hertz. Sono, questo numero viene fuori da un certo numero di calcoli, è la cotangente della sezione aurea al quadrato, è 22 moltiplicato pi greco, fino alla diatesima cifra con la lingua, è e il numero di intero elevato alla sezione aurea elevato al cubo, è 4.32 moltiplicato pi greco al quadrato per la sezione aurea, è la frequenza piana per la frequenza di mente per la frequenza di spirito, il che vuol dire che è quella frequenza che ci permette di accordare anima, mente e spirito a un'unica frequenza, perché è il massimo comune multiplo, si direbbe a matematica. Cioè una frequenza è fatta così, un'altra frequenza è fatta così, un'altra frequenza è fatta così, le sommi, le moltiplichi, ottieni la frequenza in cui sotto multipli uno rientra dentro l'altro. Quindi a un certo punto di questi vari battimenti tutte le frequenze diventano zero. Poi ripartono, tutte le frequenze diventano zero, e così via. E poi c'è questa cosa qui, che ora ti dirò che cos'è, tra numero è incredibile. Questo ti dirò che cos'è. Siccome il nostro cervello ha una caratteristica fondamentale, il neurofisiologo dice questo: se tu ascolti un rumore, il tuo cervello si mette in frequenza con quel rumore. Questo accade non solo con un rumore, ma accade anche con una impressione ottica luminosa. Il cervello si mette in funzione con quella cosa lì, in risonanza con quella cosa lì. Ci vuole un attimo di tempo, 2, 3, 4, 5 minuti. Allora, se tu fai ad ascoltare al cervello 69.115 Hz, ci si aspetta che, siccome questo viene fuori dalla moltiplicazione della frequenza di anima, di mente e di spirito sul piano spazio-temporale, quindi non sull'asse dell'energia, sul piano spazio-temporale, vettori sono. Cioè le frequenze vere che vediamo, non i numeri videoici che sono numeri dello spazio-tempo-energia, in nove dimensioni, cose complicate. Proprio quello che sentiamo, questi numeri qua, sono la rappresentazione di una frequenza che metterà in risonanza la parte animica, la parte mentale e la parte spirituale, cioè quei tre antenne, quei tre toroidi che in qualche modo hanno in comune in questo tipo di frequenza. Ascoltare questo suono vuol dire in qualche modo aiutare anima, mente e spirito a fondersi insieme in un'unica sequenza. Quindi questo suono potrebbe veramente essere basso, così, aiutare a fare quello che si deve fare tecnicamente con la propria consapevolezza. È chiaro che te, se hai consapevolezza, questo sistema lo puoi utilizzare per ottenere dei buoni risultati se non riesci a essere visivo, quindi non hai la capacità di vedere le sfere. Però ti devi ricordare che se non hai la consapevolezza di te, finita la cosa prima. Non credere che ci sia un sistema, un metodo per fare questa cosa qui, che ti esuli dal fatto di prenderti la responsabilità di acquisire la consapevolezza di te. Bueno. Questa cosa qui è un do cancelletto, un do diesis. È un do diesis a 432 Hz. È un do diesis. Lievemente differente, ma non si sentono le differenze, cioè sono fatti diesis. Ma c'è questo numero qui che lo conosco. Tra parentesi, questo numero qui, se io ne faccio la radice cubica, viene esattamente 100 moltiplicato pi greco. Preciso. Ma che cos'è questo numero qui? Allora, voi dovete sapere una cosa fondamentale. La Terra gira attorno al suo asse. Ha quindi una certa frequenza di rotazione. Calcoliamo la frequenza di rotazione. Calcoliamo la dunque. Ci sono in un giorno 24 ore. Però non usiamo le 24 ore. Usiamo la giornata siderale, 23 ore e 93. Che cos'è la giornata siderale? La giornata siderale è il tempo necessario di ore perché una stella che io vedo lì torni dopo un certo periodo di tempo a essere lì. 23,93 ore, non 24,
che è una grande approssimazione determinata da una serie di maneggiamenti e maneggiamenti sui vari calendari. Questo numero, moltiplicato 60 minuti, moltiplicato 60 secondi, ci dà sostanzialmente il numero di secondi che ci sono in una giornata. Questo numero è esattamente lavorato per 2 alla 31, cioè moltiplicato per 2 31 volte, vuol dire questo, o diviso per 2 alla 31 volte, si dà esattamente questo numero qui. Questo vuol dire che la Terra, in cui questo numero c'è, cioè l'istruzione di pi greco, gira esattamente attorno a se stessa con una frequenza che dipende esattamente da pi greco e esattamente da questo numero qua. Allora, questo numero qua è chiaro che è un numero chiave, perché è il numero della moltiplicazione della frequenza di anima e di mente di spirito. È la frequenza con cui la Terra gira sostanzialmente attorno al suo asse. È un numero che contiene le istruzioni di greco, del numero di Lepero e transizione aurea. Perché dire quello che abbiamo detto noi vuol dire che E elevato alla sezione aurea elevato al cubo è uguale a 22 per pi greco. Cioè, in una sola formula, precisamente alla milionesima cifra dopo la virgola, hai messo in relazione la sezione aurea e pi greco, cosa che non ha mai fatto nessuno nella vita, mettendo in relazione attraverso il numero di Lepero, che era una matematica del 600. Il numero di Lepero è quello del logaritmo euclidiano di E. Questo ci fa capire una cosa fondamentale, che tutta questa cosa ha a che fare con questo numero, che questo numero è evidentemente una frequenza importante perché ce l'ha da tutte le parti, e soprattutto nel nostro caso è anche la frequenza che mette la cosa in risonanza, la parte animica, la parte mentale, la parte spirituale, o meglio quella parte toroidale di cervello che ci serve anche a fare determinate cose. Troppo grande questa cosa. È evidente, questa cosa qui dimostra un'altra cosa. Questa cosa qui dimostra dei 360. Che cos'è 360? 360 sono i gradi del giro della Terra. Questo vuol dire una cosa, da non confondersi con 365 giorni, non c'entra niente, sono angoli, un angolo giro. Vuol dire che se questo numero è compreso qui dentro, questo numero che comprende pi greco, che comprende la sezione aurea, prevede che la Terra giri in un universo olografico. Perché tutto questo è un ologramma, e nel fatto che io veda l'universo che gira attorno a me con gli stessi numeri epideotici, la velocità della galassia attorno al proprio asse è un numero epideotico, 36... Un milione, praticamente su un triangolo, ogni anno... Sì, se vogliamo. Tenete presente che i numeri fondamentali sono per esempio 108 e 36, la tangente di 108 che sono tangente 36, che sono i numeri ideologici, che sono i numeri del pentagono, che sono i numeri della sezione aurea, fa esattamente la sezione aurea. La tangente di 108 diviso la tangente di 36, è nel pentagono che c'è la risoluzione, sostanzialmente. Bene, l'universo è un frattale, quindi l'universo si muove come un frattale. La Terra è finta, come dire, è tutto un ologramma. Noi però possiamo, da questo punto di vista, quindi frequenza questa parola 1.5, è importante, proviamo a usarla e vediamo che succede. Quelli che non sono animici, hanno nella stanza due pallette. La terza palletta non ce l'hanno, allora si richiama. Se fai il tuo diavolo test, chiami le tue sfere, non c'è la parte animica, guarda, perché la tua parte animica sarà fuori dalla stanza mentale. Vai fuori dalla tua stanza mentale, guarda dall'esterno, vedrai, la tua parte animica è fuori. E la notizia è entrare. E lei dirà, no, io veramente non c'avevo voglia di entrare. Allora, parliamo. Tu vinci, lei entra e fai esperienza. E te da quell'istante hai la tua parte animica. Ah. Solo per di convincere, perché lei non è entrata in piedi con il tuo perché ha paura di fare l'esperienza. Siccome la parte animica può essere all'esterno, possono essere anche altre entità che partono dall'esterno di quel territorio che trascura all'interno. Ci sono i parassiti che parassitano come possono, quindi. Ra, che è il parassita dell'altro universo, ti parassita il remoto. E quindi è chiaro che è fuori dal tuo contenitore.
fattore. Nessun problema, quando te hai compreso che sei diventato una coscienza integrata totalmente, questa coscienza integrata non ha più divisioni, non c'hai più l'idea di dover costruire una barriera per poterti difendere dall'altro, non ti devi difendere dall'altro per il semplice motivo che l'altro non c'è più. L'alieno non c'è più, tu non hai più bisogno dell'alieno, perché attraverso l'esperienza che hai fatto l'alieno non ti serve più. E quindi non c'è, e quindi non hai bisogno di difenderti, e quindi non hai bisogno di chiuderti in una stanza per difendere te stesso. E qua c'è il quando il DCT non si riesce a ottenere. Allora, leggiamo per un attimo Satoshi. Allora, l'essere cittadini auditivi, beh, avete visto come l'auditivo può lavorare lo stesso. Chi fa il DCT con il suono, alla fine sente un suono che ci risegna la UM, A-U-M, non l'OM. La UM è un'altra cosa, è il suono di anima, di mente e di spirito, cioè è il suono dello spazio, del tempo e dell'energia. È il suono del maschile, del femminile e del neutro, è il suono della triade, sostanzialmente. Il suono dell'universo. Se non ti riesce, sei generico e ancora non vedrai niente. Ma noi abbiamo fatto il triade con la testa apposta perché gli elementi visivi siano ridotti al minimo e tutti possano facilmente vederlo. Allora, se cercherai attentori, da ceta piedola, come dicono i piccoli, le tue sfere, e le trovi, le tocchi, non ti dico perché le trovi, ma so che le trovi, le tocchi, senti come sono grandi, se sono morbide, se sono calde, se sono fredde, ci metti una mano dentro, senti se c'è aria, acqua, fuoco dentro, e poi mentre le tocchi, le identifichi, ci parli, e quando le hai identificate, gli chiedi di accendersi, e loro si accendono, solo dopo che le hai identificate, perché un genetico usa il canale genetico, ma non è che gli altri canali non ce l'ha, non li usa perché ha pensato che non erano importanti utilizzarli, ma quando il canale genetico è stato soddisfatto di quello che vuole vedere, allora gli altri canali si aprono in automatico da soli. Quando ti hai fatto il PCT, ho detto stamattina, mi sembra, tu diventi auditivo, visivo, genetico, un terzo. Perché non hai più bisogno di essere solo maschio, solo femmina, solo androgeno. Non hai più bisogno di essere scompensato. Non lo sei più. Sei un terzo di tutte e tre le tue concorrenti. La vera riporta di studio è che sostanzialmente esiste un motivo fondamentale vero, che non è quello genetico o auditivo, se non ti riesce il PCT. E dici sì, non ti riesce perché te c'è paura d'altro. Questo è il problema fondamentale. E cerchi tutte le scuse inconsapevoli per non farlo. Ve lo farò domani. Stasera è tardi, sono. Ho cominciato, è interessante, era stata l'obiettiva e sono venuto domani. Cioè, dai, che ci vuole un quarto d'ora, non costa nulla, lo paga la mutua. Che se c'è un... però, no, ma perché bisogna che ci pensi bene, non sono preparato, perché preparazione che vuoi. No, è tutta una serie di segmenti. La vera idea è che se guarisci perdi la tua identità di malato. Questo è un problema fondamentale che hanno molti malati di tipo psicotico. I malati di tipo psicotico, che sono quelli che hanno delle malattie vere e proprie, anche che so, la tosse, la psoriasi, la appendicite, oppure anche malattie tipo più psicanalitico, come crisi di vario genere, psicologiche, che ci fanno 6.000 tipi di medici, solamente cambiano medico nell'istante in cui vedono che quel medico si sta guarendo, allora non va più bene, lo cambiano. Lo cambiano perché se mi guarisce dopo io come faccio? Non mi guardano più bene gli altri, perché mi guardano bene, perché mi compatiscono, perché sono un povero malato, ma il giorno che guarisco non mi caga più nessuno. Questa è la paura fondamentale egoica dell'egoico, perché l'egoico non è quello che dice, io sono un capo, sono il migliore del mondo, sono quello che è, l'egoico è quello che non è, come farò, tutti quanti mi vogliono male, io sono malato. Quello è l'egoico uguale, è uguale. E se prendi uno, lo guarisci, arriva Gesù che ti guarisce.
che sei in carrozzella tutta la vita, è l'unica cosa che non deve fare, ci vuole fare fate e ti guarisce, te ti devi guarire da solo, merita, perché poi il Gesù se ne va, e te sei guarito, e ora sono guarito, e ora sono guarito, non ho più senso di esistere, che succede? Allora se pensate che guarisci qualcuno, sostanzialmente devi ricordare che la sua identità non è l'identità del malato, è l'identità di chi era prima, perché se no lui non guarisce, rifiuta di guarire, rifiuta psicologicamente di mettere le mani e ci fini. Allora, il desiderio egoicamente che un altro si prenda cura di te, cioè questo lo abbiamo fatto moltissimo in qualche momento. Sì, vedete, il non volerlo fare per non rinunciare all'idea di essere indipendenti. Che cosa vuol dire questo? Se te c'hai l'aiero che ti comanda, se te c'hai il tuo babbo che ti comanda, se te c'hai il politico, il prete che ti comanda, sì, sei malato, stai male, eccetera, eccetera, ma c'è uno che ti dice cosa devi fare. E quindi tutto ciò che succede non è colpa tua se sto male, è colpa sua che mi fa fare questa cosa qui. È il mio datore di lavoro che mi rompe i giorni, io sto male per il mio datore di lavoro. Certo, te fatta che prendi il tuo datore di lavoro e ci viene rotti con loro. Perché lo fai? Non è perché ci siamo con paura di perdere il lavoro, no, te fallo con le giuste regole e vedrai che succederà che nessuno ti metterà più diritto sulla testa, perché tu sei il padrone di te stesso e nessuno ti mette più diritto sulla testa, a meno che tu non vuoi che qualcuno continui a mettere i piedi sulla testa perché dice no, ma io non ho il coraggio, io non sono capace, io non vedo. Allora muori, può rimanere così e rimani così. E dici tu non ti riesce, perché le tre sfere si rifiutano di unirsi, sostanzialmente. Il dover rinunciare all'idea della dualità, La parte spirituale sovente ha una grossa componente economica. Io sono massimo. Quando ero al piano di sopra eravamo tutti maschi, stavamo bene, ora c'è lei che vuole comandare, da quando le evidenze che sono andati, vuole comandare, ti dice così, ti dice così, no? La parte spirituale ha paura di perdere la propria identità, nessun problema, te devi spiegare alla tua parte spirituale che non stai per perdere la tua identità, stai per riacquisire l'identità che avevi prima, quella vera, quella della coscienza, quella di colui che è, ha creato l'universo. Guarda, fai una cosa, prova a unificarti, se non ti piace ti distacchi. Dopo non ce la fa più, e dopo non vuole più, e dopo non ti interessa più perché ha acquisito la cosa che volete di lui. La parte animica di solito vuole, la parte animica è timorosa, la parte animica è sottomessa, come la società moderna, il femminile è sottomesso. La parte maschile comanda, ma non può si accorge di non poter comandare senza la parte femminile, ma dall'altra parte non vuole mischiarsi con la parte femminile perché ha paura del femminile, ha paura di perdere la propria identità. Eric Fromm, quando scrive il libro sull'amore, dice che quando una donna fa l'amore con un uomo acquisisce la consapevolezza della sua identità maschile, quando un uomo fa l'amore con una donna ha paura di perdere la sua identità, è esattamente quello che succede nel Ticino. Il poter rinunciare all'identità dello spirito, vedete, sulla civiltà maschilista impostata dal potere di genere. Questa è un po' la seconda risposta, è quello che accade veramente. Il poter rinunciare alla religione, alla politica, all'alieno, al medico, cioè a tutti quelli che ti comandano. L'ha detto il medico, l'ha detto la religione, l'ha detto il primo angelo, cioè, e chi se ne frega? Cioè, l'ha detto l'ha detto il premio Nobel, ho capito, hanno chiesto una volta alla Lady Montalcini che se l'anno prossimo sarebbero andati di moda le minicorne, alla Montalcini che ce l'aveva al tanto, cioè, ma è un premio Nobel, ho capito, ma se per la roba di oggi capisci una roba, cioè, che significa è un premio Nobel? Sì, il premio Nobel, ma c'è anche delle cazzate, perché sai quanti premi Nobel hanno detto cazzate? Cioè, i libri di chimica organica che io uso sono pieni di stupidaggini. Pieni di stupidaggini, bisogna avere il coraggio di dire, qui c'è scritto una stupidaggine, non c'è nessun problema, perché
ragazzi, si possono dire tutti i ragazzi, ma perché non si? Perché non c'è la verifica della religione? La religione è Dio non esiste, se Dio non esiste siamo ordinati, perché io cosa faccio? Qualcosa da muovere. Cioè, te non hai capito che la persona all'inizio non ha paura di morire, al massimo ha paura di soffrire. La persona che ha paura di morire è quello che non ha l'altro, cioè non ha la parte animica, che è quella cosa, quella scheda che dentro di te ha il non asse del tempo, quindi non ha l'asse del tempo sostanzialmente, e quindi ha il concetto dentro di immortalità. Per cui ti rendi conto che gran parte delle persone hanno paura di morire, perché non sanno che la morte non esiste, e tra queste persone che hanno paura di morire ci sono gli alieni e gli alienati, cioè coloro che in computa con l'alieno cerca di governare il suo mondo, e l'unico modo che hanno di farlo è di fare in modo che tu non ti ricordi chi sei, perché se ti ricordi chi sei siamo rovinati. Quindi sostanzialmente noi dobbiamo fare una cosa fondamentale a questo punto, essere padroni di noi stessi, non delegare più nessuno, posti cicli. Che succede dopo che io faccio questi cicli? No? Queste sono cose importanti. Per chi vengo a vedere se ne dico, ho senso di osservazione statica dell'universo. Ma perché devo andare a lavorare? Ma che ne frega a me? Ma perché devo mangiare? Ma chi io ne sono? Ma questa stanza quanto è grande? Ma che mi importa a me? Cioè, hai capito tutto e nell'istante in cui hai capito tutto fai l'errore o non fai niente. Questo è l'istante in cui sei Buddha, dici va oltre Buddha. Buddha è uno che si siede sul crocifisso e contempla l'universo, non fa una mazza. Noi dobbiamo fare il mondo felice. Nell'istante in cui tu hai capito chi sei, quello è l'istante in cui cominci a creare, a girare la nostra che hai creato te, e te la riprendi e la fai girare come ti pare. Non che te stai lì, come vuoi l'anima che mettiamo sopra, sì sì, te hai acquisito consapevolezza di te, stai lì e guarda il mondo e non fare nulla. No, quello è l'istante in cui te devi fare. Ecco, e infatti dopo avviene che tu capisci che hai vissuto metà della vita credendo che esistesse la dualità e devi fare l'esperienza dell'altra metà della vita credendo che non esista la dualità, vivendo nel modo di unicità. La sensazione DAC allargate, cioè se ti hai solo visivo diventi auditivo e cinestetico, nel tempo in pochi giorni. L'idea della staticità del tempo. Il tempo lo senti che non scorre, che non c'è più il tempo. I rilievi, il passato è lontano, ti sei distaccato dal passato perché il passato non è più attaccato a te. E il fatto di sentirti distaccato non deve essere interpretato come un concetto di separazione. Ti senti distaccato da una cosa che non c'è, perché il passato non esiste, esiste solo il presente. Se tu ti senti staccato dal passato, non mi ricordo, non mi voglio ricordare, mi distacco dal mio passato, stai staccandoti da una parte di te, che invece è importante perché è sicuramente una cosa che è servita a crearti a fare la tua consapevolezza di te. Te non devi dimenticare chi sei, non devi avere paura di ricordare quello che eri. Forse, perché ora sei un'altra cosa, nell'istante in cui te ne fotti, questo è il distacco, che ti distacchi nel modo corretto, cioè non in modo separativo, in modo che non c'è il passato, quindi non hai bisogno di sentirti distaccato da esso. Il problema dei bisogni, cioè un problema, ora ve lo dirò. L'idea dei bisogni. Tu hai un bisogno. Chi è consapevole di sé? Chi ha fatto il vero e proprio e ha raggiunto la consapevolezza finale non ha più nessun bisogno. Perché il bisogno è la rappresentazione della mancanza di qualcosa. Se ti manca qualcosa, tu vivi quel qualcosa in modo separato da te, perché in realtà tu sei il creatore dell'universo e quindi non ti manca nulla. Ma se tu vivi quello che ti manca in modo distaccato, ecco che sei separato da una parte di te. Quindi non hai fatto bene il triangolo della testa e il testo. Nell'istante in cui tu l'hai fatto bene non ti manca nulla, perché sei tutto. Pubblicità.
Sì, arrivo subito, sono stato di tutto, hai rotto il lo so, l'assenza di bisogni, vedete, non ci sono più bisogni. La nuova scala di valori, hai una scala di valori completamente diversa. I buoni e i cattivi non ci sono più, non devi più far attraversare la vecchietta perché la strada perché vuoi che andare in paradiso, non devi più un cazzo di comunione con l'esterno perché in esso ci si riconosce, l'altro che sei comunione con l'esterno perché sei l'esterno, non quell'altro lì sei te, non butti più le carte per terra, non perché sei civilmente educato, ma perché è come buttare la spazzatura dentro di te. Sostanzialmente funziona così. Cosa non fare per il deficit di ieri? Farsi aiutare da qualcuno. Farsi aiutare da qualcuno, virgola, a pagamento, è ancora peggio. Perché c'è qualcuno che dice che fa il sistema Malanga, ma il sistema Malanga prevede non solo che uno non ti aiuti, ma prevede anche che nessuno si faccia pagare. Perché te, in ogni caso, se fai quella cosa lì, non hai capito niente sul piano della corte della riconoscenza, che è un percorso di consapevolezza personale, lo devi fare te, e basta. Quindi, tutti quelli che si fanno pagare, da Grifasi a Boba, a che ne so, sono persone che non sono degne della mia stima, diciamo, a me, io, credetemi lontani, perché mi fanno stima. Ma giustamente io ho acquisito con me. Credere di aver risolto il problema della sofferenza della vita? No, non si risolve il problema della sofferenza della vita, o meglio, la sofferenza della vita è legata al fatto che si creda che per imparare bisogna soffrire. No, non è vero. Noi siamo fatti in modo tale, male, che di solito il processo di acquisizione di consapevolezza lo facciamo soffrendo, ma non è vero che è così, non è obbligatorio, non ci importa niente. E soprattutto dobbiamo ancora imparare qualcosa, perché infatti tutti i fatti che ci fini, quello è il momento della rinascita, quello è il momento della vera e propria nascita, in cui te torni a essere quello che eri prima, non il momento della nascita fisica in cui esci dalla pancia della mamma. È il momento in cui faccio l'unificazione di anima e spirito, cioè l'istante in cui il matrimonio alchemico tra lo spirito e l'anima, tra la parte maschile e la parte femminile, tra la principessa e il principatiuro, in qualche modo nella storia, è tutto fatto. Allora, smettere di parlare con la C, con la coscienza integrata, perché ormai il TCT è stato fatto. Sì, ho fatto il TCT, basta, grazie, arrivederci, come si faceva così, sia destra, sia sinistra, sia prima, seconda, la terza, ho avuto essere, grazie, arrivederci, sono integrati. Ma quando mai? Cioè, questo è un processo che segue la tua consapevolezza. Te non puoi assumere l'atteggiamento di dire, ho seguito una ricetta, gli spaghetti alla puttanesca li ho fatti, ma non sono venuti male perché non c'è messo il tuo cuore dentro, non c'è messo la tua consapevolezza, l'hai fatti a cavolo sostanzialmente. Quando tu parli con la C, ci devi parlare tutta la vita con la C è la tua. E non ti serve più farlo solamente di notte, quando sei lì, che ti metti in meditazione, che devi tappare tutto perché non senti rumore, non vuoi. Ci parli anche in ascensore, nell'istante in cui te vedi una cosa, senti la tua C che ti parla. Te lo dice, lo senti nella testa. Lo so che ti non porto niente la mia testa. Quindi senti di parlare con la Cina, sera, aiutare qualcuno a farlo, aiutare qualcuno a fare il TCT. Non ti deve fare, nessuno deve aiutare nessuno a fare il TCT. Tendi indietro, esiste il TCT. Fatevelo da soli, perché se te aiuti qualcuno, l'altro utilizza la tua consapevolezza e non capirà. Né ora né mai, se sembra che ha capito, dopo tre giorni è tornato nel capito di prima. E su questo non c'è ombra di dubbio, eh? La statistica parla chiaro da questo punto di vista. Tanto di dubbio, però di qua. Ovviamente pagare qualcuno per carità di Dio. Ah, cosa non si deve fare? Guarda, c'è scritto. Chiedere a me cose che devono essere. Io ho la scienza tua. Cosa ti devo dire?
Diglielo te. Non credere che il proprio caso sia l'unico del mondo. Senta, professore, a me mi succede una cosa interessante. Mi succede questo, però non la voglio disturbare. Per questo le faccio leggere per 45 pagine. Sono un ragazzo di 45 anni. Sì, 45 anni un ragazzo. E non è capito niente della vita. Quando sono così. Sono un ragazzo di 45 anni. C'è una vecchiaia ritardata. E poi la fine dico, lo so che non ti impegnato, ma sicuramente nello studiare il mio caso lei ci guadagnerà qualcosa. Cioè, l'aspetto economico che mi fuori alla grande, no? Perché io vale, io sono mica un addotto così, io sono un addotto da niente più bello. Allora, non trovare il mio studio perché l'ingegneria se non riesce. Come sostenere che non serve, che è nocivo, che è come parlare con gli dèi, capisci a me, questa è gente che non fa il CT perché non gli viene, non la vuole fare per tanti motivi, e allora come la risonanza cognitiva dice che non serve, che non è vera, che non ha importanza. E prima ballo, e poi parliamo. Poi quando l'hai fatto, che ti ci vuole un quarto d'ora, che l'hai fatto, dopo ne parliamo, ma almeno sei passato attraverso l'esperienza, non parlo. Non confrontarsi con l'esterno, perché non serve a niente. E smettere di fare le cazzate sui social. Perché è piena di cose. L'hai fatto e ti ci dico, allora, prima vai in CD, poi spagliamo le cazzate insieme. Non avere pietà di nessuno. Non avere pietà di nessuno è fondamentale. Non so come fare, non lo faccio, non mi riesce, mi salvo. E che gli sono cazzi tuoi. Questo è l'unico modo che hai di salvare un altro. Fuori dalla merda, ti ha aiutato nella mente, e con le labbra degli occhi non si vedrà mai la cosa pensa di questo di quello, ma pensa all'autonome. Ti manda un link, cosa pensa di questo link? Cosa pensa di queste cose? Cosa pensa di Bugge? Io niente, di Bugge non penso niente, non è fatto una marca. Cioè, noi abbiamo fatto un percorso che è preciso, è quello lì. Basta, che Bugge non ci interessa. Non ha senso, non perde il tempo, non è che sono super parte, non mi interessa proprio. Non credere nemmeno, per non credere nemmeno per un secondo che il trono si possa risolvere il problema. Dice no, si passa attraverso un altro. L'altro è quello che ti risolve i problemi. No, l'altro è quello che ti può indicare qual è la strada, ma il problema è che devi risolvere da solo. Quindi, riconosco che quando siamo visti che è santissima, meravigliosa, potentissima, noi andiamo avanti, ci facciamo il CTDS con uno per cavo il suolo, che funziona molto meglio. Non pensare agli altri, ma solo e ovviamente a se stessi, mandando in culo la religione che tutto le cose. E smetterla di dirsi lucide, questa è la mia domanda. I bambini piccoli, io sono una mamma che ho fatto il CCT, io ho gli allievi in casa, come faccio con mio figlio di 3 anni? Ecco, il CCT di altre, bisogna farlo fare al bambino quando sarà il momento, ma al bambino gli si deve dire le cose come stanno. Ci sono dei signori che vengono, che ti prendono e che fanno questo e quest'altro, ma tu li puoi andare via, perché la tua coscienza, quando si riuniranno le tue parti, è grande. E poi si controlla in remote, il CCT in remote. La mamma si mette lì e chiama. Una volta che si è però unificata lei, perché sennò non serve a niente, le 3 sorelle del bambino. E gli racconta alle 3 sorelle del bambino come stanno le cose, lasciando che le 3 sorelle del bambino tornino nella testa del bambino, nel suo telefono energia, e decidano cosa fare lui da grande. Questo si può fare perché esiste un articolo importante che parla di zero point energy e di
sentire Einstein, Podolsky, Rosen, cerebrali. Funziona così. Hanno preso 40 persone, le hanno divise in coppie individuali. Hanno messo due persone, uno di qua e uno di là, in due stanze diverse, collegate con un elemento encefalografico, grafo, della stessa marca, uguale. Hanno registrato al primo l'elettroencefalogramma facendo tutte quelle sollecitazioni che si fanno, gli spanno negli occhi flash, gli strizzano, li pungono, li ricordano, e nell'altro caso, nell'altro, mentre anche quell'altro è legato all'elettroencefalografo, gli dicono collegati come ti pare, in qualche modo, come vuoi, mentalmente a quello che sta di là. E poi, mentre l'esperimento accade, alla fine prendono i due elettroencefalogrammi e li sovrappongono. I due elettroencefalogrammi sono uguali. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che lo zero quality energy che te ti sei fatto nella tua testa è lo stesso punto che ti è fatto quell'altro nella tua testa. Quindi nel tuo zero quality energy di mamma c'è lo zero quality energy del tuo figlio. E quindi te sei all'interno del suo zero quality energy, te sei lui, perché esiste un solo zero quality energy dell'universo e attraverso questo tu riesci a parlare con tuo figlio o chiunque, anche con Obama, se ti interessa, ma a lei ci interessa, però se si può, e così lui comprende, capisce, le sue tre parti, mentale, spirituale, eccetera, eccetera, comprendono. Questa è un po' la porta del CCTS, no? Come porta per il mondo felice. Il mondo felice, noi ne abbiamo parlato ieri, era l'ultima delle conferenze che abbiamo fatto sul mondo felice. Quello che succede è che il mondo felice si fa solamente se sei stato inserito da un flash, oppure ti sei inventato un altro sistema, ma è requisito consapevolezza di te, perché prima il mondo felice si fa dentro di te, perché sennò fuori non si può fare. E fine della favola, ecco cosa non si deve fare. E la fine della qualità è il mix del mondo felice. Non ci sono i buoni e i cattivi a scuola. Questo ci fa pensare che le scuole di oggi non vanno più bene, andrebbero. È meglio stare a casa e non andare a scuola, sostanzialmente. Ma dentro di noi è sempre... scompare l'altro aspetto di una bipolarità diversa, che è la schizofrenia.
dove c'è lo schizofrenico che ha soprattutto una mente nera. La mente nera non permette alla parte animica, alla parte spirituale di parlare tra di loro. E prendi la mente nera, la fai diventare verde, dice al soggetto, e poi dirai al soggetto guarda, non tornare più nero, rimani verde, il soggetto guarisce. La prima volta che feci un TCT la feci così, c'era uno schizofrenico, gli feci tornare la mente verde, lui da 10 anni di prosa, per 2 mesi e mezzo, non prese più uno psicofarmaco e non ebbe più una crisi di rigetto. Erano le prime volte che facevo un TCT, dopo 2 mesi e mezzo il soggetto è ritornato schizofrenico. È da lì che ho capito che bisognava prima di tutto fare quello che avevamo fatto, ma subito dopo parlare con la mente e fargli ricordare perché aveva avuto il trauma per diventare nera da verde. Allora quando gli fai la psicoterapia alla parte mentale, lei non torna più verde perché ti comprende. Nell'istante in cui si sono unite le sfere finiscono solo se te hai già risolto il problema, altrimenti non si uniscono più. Quindi la riunificazione delle sfere comunque produce la sempre la guarigione. Ciao Corrado, diciamo tecnica fatta, ma probabilmente qualcosa non va, nel senso che a fase alterne si sente i benefici, a fase alterne no. Si consiglia di rifare tutto da capo o cioè, tutto che sei arrivato? No. Si consiglia di prendere la parte che viene fuori, cioè l'immagino, una parte più o meno unificata, che deve essere totalmente invisibile, non come una sfera, e si chiede a questa sfera, comunque sia, che cosa c'è ancora da comprendere per unire le sfere in modo irreversibile. Qual è quella parte di esperienza legata alla divisione nella realtà virtuale che io non sono ancora riuscito a comprendere. La parte coscienziale è un aspetto che tu mi chieda questo. Volevo chiedere, una volta fatto il TCTF, dopo esiste solo praticamente parlare con la coscienza integrata oppure con il diagnostico di risoluzione dei problemi si usano ancora mente e spirito? Mai più mente e spirito che nell'istante in cui si sono unificati non esistono più. La simulazione è stata trasportata in una stanza buia anche in ascensore? No, dice nella mentale, la stanza sì, buia, la stanza buia, c'è un motivo. La stanza è buia perché questo facilita i non visibili perché non devono vedere niente, ma non è assolutamente obbligatorio. Anzi, se qualcuno ha dei dubbi che ci sia qualche sfera che non compare perché è nera, accendiamo la luce bianca nella stanza e guardiamo cosa succede. Io volevo chiedere se era possibile avere la spiegazione che le chiesi prima della conferenza sullo step finale per l'unificazione, quella sulla rotazione degli assi, è possibile? Ah, sì, dunque, può essere un po' ovvioso di mostrarvelo. Una sottocategoria del test TCT è legata al test ET, che si chiama Elio Test. Il test ti prevede di simulare una situazione in cui tu sei al centro di una stanza, come al solito, appunto mentale, e hai gli assi che ti passano nel mezzo. Allora, questi assi, con questi colori, che sono lo spazio, il tempo e l'energia, con i colori corrispondenti, cioè i colori magenta, rosso, verde, blu, giallo, ciano, metti questi assi e questi colori nelle posizioni che tu pensi. A questo punto, che cosa si vede? Si vede che alcuni soggetti che non sono in armonia con se stessi hanno per esempio l'asse dello spazio che è spezzato a metà, cioè qui e poi così, a 90 gradi, sono i casi dei cosiddetti disassati. Questi disassati hanno grandi difficoltà nel riconoscersi nell'universo che li circonda. Ci sono alcuni tipi di patologie che sono legate a questi disassamenti. Abbiamo fatto alcune prove, anche se non tantissime, abbiamo riallineato gli assi con un po' di stimolazione mentale e il soggetto torna normale. Ovviamente anche lì bisogna capire per quale è stato il trauma che ha prodotto questo tipo di disassamento, che è sempre comunque un trauma che da parlare malamente allo spirito, per cui questi assi si sono spostati. Nell'istante in cui torni a essere assato normalmente sei sostanzialmente guarito, ma tenderai a tornare disassato se il trauma non è stato risolto. Grazie.
Non so se forse non era la domanda che volevo dire, però. Forse io intendevo la rotazione quella tipo Triskelion, tipo quella roba lì. È un'altra cosa. Cosa bisogna fare quando una o più tutte le sfere non rispondono a domande dirette? È un mio problema. Cioè, le domande sono dirette, ma proprio perché sovente le domande dirette sono sbagliate, le sfere non rispondono. Ci sono diverse ipotesi di lavoro, ma non tantissime. Una delle ipotesi di lavoro è che la domanda diretta sia una domanda non coscienziale. Facciamo un esempio. Perché non ho voglia di andare al cinema? La coscienza non risponde. Prova a chiedermi, perché non ho voglia di andare al cinema con Giuseppe? È la coscienza che risponde. Perché il problema, la coscienza lo sa perfettamente, non è andare al cinema, è Giuseppe. Allora la coscienza ti risponde solo quando tu hai il coraggio di fare la domanda corretta, perché in quell'istante, mentre fai la domanda corretta, la coscienza comprende che tu hai capito qual è il problema. Quindi sono domande di propositive. Facciamo un altro esempio. Cosa devo fare per risolvere la mia situazione economica? La coscienza non risponde. La coscienza risponde se te hai una proposizione, cioè se faccio questo, economicamente sarà una cosa corretta o armonica oppure no. Cioè gli dai già l'idea che ti hai intenzione di fare qualcosa. Perché se te non fai così, la coscienza non ti risponde perché considera la coscienza come Dio, cioè una cosa, un oracolo, che si prenderà la responsabilità della tua risposta. E la colpa o il merito sarà suo. No, la colpa e il merito è tuo, quindi devi prendere la responsabilità di prendere una decisione. Quindi devi essere propositivo, se no non ti risponde. Una domanda sulla memoria relativa. Sappiamo che la memoria relativa si aggancia attivamente, soprattutto al sorciso nella mente. E cosa cambia se il colore marrone della memoria relativa compare su anima mente fisso effettivamente? Oppure può fare una serie più relativa alla memoria relativa? Dunque, il colore delle sfere di spirito e di mente può cambiare in relazione alla presenza di una memoria alienativa, ma mai in modo eclatante. Quello che si vede in questi contesti è che il cambiamento di colore riguarda quasi sempre l'assone dell'energia, che non c'è più. Come se lo spirito, soprattutto lo spirito si vede, non ha l'assone dell'energia, quindi appare in uscita, così come la parte animica, ma nel caso della memoria alienativa agisce sullo spirito. E il lux sostanzialmente non cambia la capacità di muovere, perché lui si stacca, c'è, non c'è, al limite l'unica cosa che si vede è una quantità di energia che non c'è, quindi il sistema generale perde il colore nella sua componente energetica. Il colore marrone, per esempio, si deve pensare che è la sovrapposizione di due colori, e che è il giallo e il rosso. Quindi il colore marrone, qualsiasi cosa sia, va visto come la sovrapposizione di due colori, giallo e rosso. Per esempio, lo spirito marrone è perché lo spirito rosso, che però ha la grossa componente di stanchezza gialla, e quindi si crea marrone. Quindi cambia il colore delle sfere, non si vede una sfera a parte? Una quarta sfera? No, non si vede una quarta sfera. Se è una quarta sfera marrone? Se c'è una quarta sfera, qualunque essa sia, non è roba tua, quindi lei dice. L'argento e l'oro? L'argento, oro, lilla? L'argento, l'oro. L'argento è il bianco che emette. L'oro è il giallo che emette. Quindi, sostanzialmente, bisogna vedere chi è chi. Le interferenze aliene di Ra sono gialle, perché viene da, come vedete, da Boaz, Chachit, cioè il colore che può farsi vedere del tempio di Salomone. Invece il bianco, che è diventato metallico, è semplicemente un bianco, cioè, che riflette tutto e che diventa metallico quando riflette ancora di più. Cioè non ho nessuna voglia a schermo, mi servono dagli altri come una corazza. Sì, ovviamente ci sono tutte queste interpretazioni. Io ho anche l'idea di scrivere un testo che riguarda tutte queste cose per il velino e metterà in relazione anche altri aspetti della questione, cioè come funziona il cervello, di come funziona il
effetto placebo, di come agisce il cervello con i fenomeni di premorte. Quello che va di là è vedere le cose in qualche modo, perché di là è nella fase del DCT, quindi quando te sostanzialmente muori, che cosa vedi? Come funziona questa cosa? Ha a che fare con il DCT? Sì, tu muori, vai di là e vedi l'universo come tu te lo crei. Te lo crei in quel modo lì, tu credi che l'universo sia fatto di un mondo di sfere, di cose, di computer, vedrai quello. Così c'è una cosa importante che già pensiamo, che la dico in 30 secondi, quindi la morte non esiste, ma esiste se tu credi che ci sia. Questo cosa vuol dire? Che se tu sei il Piero Angelo della situazione e vai di là e credi che non esista niente, ti crei quello che tu credi che esista. Niente. Guarda, quindi sarà bene andare di là e unirsi il fatto che noi siamo i creatori del nostro universo. Se vogliamo fare qualcosa di bello. Professore, vi schierzerò, non ce l'ha detto. Voce. Perché è tanto dolore. Non ho capito. Perché è tanto dolore. Perché è questo sistema dove noi viviamo. È tutta l'energia. Perché c'è tanto il dolore diffuso nelle persone? La sofferenza. Allora, la sofferenza è una situazione di poca armonia. Perché innanzitutto il problema della sofferenza è legato all'egoicità, perché una persona soffre solo per sé e non per gli altri. Cioè io per esempio vedo te che sei sofferente e soffro perché sei sofferente, ma soffro perché mi dispiace, no? Cioè sto pensando a me. E in questo contesto la sofferenza non dovrebbe essere diverso, perché anche lo sistema sono fatto per considerare solo. Beh, sì. Certo. Hai avuto dei contatti con, ha fatto delle ricerche, sì. La mia domanda è perché c'è tanto dolore per il sistema? E l'amore viene eliminato per far spazio al dolore. Ci sono degli enti che escludono il dolore, cioè il nostro dolore è emotivo. Il dolore più che dolore è legato all'emozione, è l'emozione che è uscito più che il dolore. Per cui noi si vede che l'alieno si nutre non tanto dell'aspetto dolorifico, del dolore non fisico, ma passionale, il dolore, ma si nutre anche dell'amore. E quindi, per esempio, negli atti di sessualità ci sono alieni che vogliono che tu faccia una sessualità sfrenata perché loro utilizzano la tua sessualità, mentre te fai questa cosa, loro si nutrono di questo. E ci sono altri alieni che invece non vogliono che tu faccia questo, perché sennò l'energia, dicevano i microbi, si spreca. Quindi ci sono delle patologie, delle cose completamente diverse. Chiaro che il dolore ha anche un significato simbolico, perché se te più soffri, più non hai tempo di pensare a riunire le tue parti coscienziali. E quindi più soffri, sostanzialmente, più hai dei problemi nella vita, più devi pensare a mangiare, più devi pensare all'economia, più devi pensare a tutto, più devi pensare a cose che ti danno fastidio, che producono dolore, e più non sei in grado di avere ciclo di tempo per fare il ciclo. L'anima gialla va bene. Certo che l'anima gialla va bene. L'anima gialla va benissimo, come l'anima blu, sostanzialmente non c'è grande differenza se non il fatto che la tua testa identifica nel colore giallo e blu la provenienza delle parti antiche, che però sono sempre la stessa cosa. Una domanda, sul DCT, io nella domanda di colore, il mio sfera sono sempre state bianco latte in forma piramidale, mente, spirito e anima. E non hanno mai avuto colore, quindi questo devono averlo, possono stare così. No, certo che devono averlo. Una parte, io ho conosciuto anche persone che non mi vengono in mente, che avevano anima bianca, spirito bianco e mente bianca. Sostanzialmente sono persone che hanno la caratteristica di non volersi sporcare le mani con la resa, cioè che vivono in qualche modo un po' sottile, che non vogliono partecipare, in qualche modo partecipare all'esperienza della realtà, perché sono perché fa schifo, perché non compete, perché non ne hanno voglia, e quindi passano la loro vita come se fosse una città scolastica, ma di cui non sono in qualche modo dentro presi. In qualche modo, non agiscono, non fanno, non sono,
all'interno del problema quasi tanto da ascoltare. Allora, no, siamo per di chiusura, magari 30 secondi, per fare una chiusura vi chiedo un attimo. Dopo vi chiedo la proposta di passare a Corrado, che voi dite voi, perché dopo si perderà Corrado a firmare certi libri come ieri. Niente, spero che vi state quasi bene. Ti finisco il video tutti in forma anonimo di gradimento.